Prontissimi qua con le Red Bull, cioè, boh, è tutto perfetto. Guarda che arrivano, guarda subito, incazzati neri, subito poi, neanche il tempo. Eccolo! Eccolo qua! Ciao! Buonasera ragazzi! Allora, eccoci. Bella così. Vabbè, dai, sempre stiamo migliorando con le inquadrature. Almeno così non è storta. Una volta che non è storta. Ragazzi, oggi so che eravate abituati ad altro. Oggi c'è la... diciamo, dovrebbe esserci la Great Retro Night fissa il giovedì sera. Lo so, lo so. Ho deciso di fare una cosa, ho deciso di cambiare un po' le carte nel tavolo, all'interno del tavolo, dentro. Le carte all'interno del tavolo. E farò la... No, no, quelle sono praticamente... No, allora, io non suono. Io non suono, però queste servono a mio padre, perché è lui che suona. Questo è un indovinello che vi faccio, il mio primo indovinello della serata. Capite che canzone è da queste semplicissime note? Basta fare uno screenshot, tutto qua. Piccolo indovinello, così. Toh. Anzi, è un po' brutto. Va bene, vabbè. Oh, Madonna, non si può dire niente, Vullap. Vabbè. No, no, non credo siano quelle, Fede, non credo siano quelle. Comunque, vi devo dire un paio di cose innanzitutto. Ho cambiato un po' idea sulla Great Retro Night, cioè la Great Retro Night rimane, ma non è ancorata a un giorno specifico, bensì al gioco, che se ci pensate è una cosa logica, perché se io porto un gioco retro, parte la Great Retro Night. Se non lo porto, non parte la Great Retro Night. Quindi non siamo in po'. Cioè, così liberiamo uno slot. Perché nel giovedì, se io non ho voglia o non ci sono, diciamo, alternative nel fare un gioco retro, possiamo anche non farlo. Perché tutto dipende dal gioco, dall'entità. È fighissima questa cosa. Mi è venuta in mente adesso. Cioè, è una cosa talmente banale, stupida, stupida, cogliona, che mi è venuta in mente adesso. Ed è figa come cosa. Infatti, oggi c'è comunque la Great Retro Night. Oggi c'è perché c'è una sorpresa, soprattutto per Fede, e lo sa, che oggi volevo fare un gioco. Ma lo faremo dopo. Prima volevo chiudere i cerchi. Come ho detto anche nella storia di Instagram per promuovere la live. Oggi chiudiamo i cerchi, cioè oggi finiamo Jak and Daxter, finiamo Crash to Insanity e facciamo il pane di Fede Chief. Speriamo di farcela a fare tutto. Anzi, guarda, guarda cosa ti propongo. Visto che ci tengo a fare Mario Kart e non so quanto mi prenda la vita Crash to Insanity, facciamo Jack perché lo so tutto, lo finiamo sicuro. Poi facciamo Mario Kart 64, il pane. E dopo si finisce to Insanity. Cioè, perfetto, ragazzi, accontentiamo tutti, soprattutto me stesso, che è la cosa più importante. Sì, infatti, Jack è finito. Ma non è una nota che sono... No, Vullap, non penso, non penso. Giù è un rumore di fondo che riverbera. Oddio, cosa? Cosa c'è? Ciao, Flamingo, cosa c'è? Si sente male l'audio? Madonna, ragazzi. Come si sente l'audio? Era la musica? Dai, non fatemi sti scherzi. Ho toccato i 400 iscritti su YouTube! Bravo Fede! Quando parli sembra che fai vub vub. Cazzo, non ti so dire. Così com'è? Meglio? Meglio? No, non saprei, sai? Non ho toccato nulla con l'audio.
sia la scrivania. Ah, ok. Allora rimettiamo via mensa. Un attimo di pane. Ora non c'è. Forse quando ti muovi. Ah, ok, va bene. Comunque, complimenti Fede Chief per i 400 iscritti. Cioè, veramente, andate a seguire Fede Chief. Andate a iscriversi, a iscrivervi sul suo canale YouTube. Seconda novità. Vabbè, aspetta, prima devo fare una cosa che è per Lexi, che gliel'ho promesso. Che Lexi stasera non può esserci perché domani ha l'esame di Stato per la laurea. Cioè, pensate un po'. E io gli ho detto, ma scusami. Cioè, come fai a non essere in live? Se, ma chi se ne frega dell'esame di Stato? Saltalo, vaffanculo. Cioè, sei in live con noi, ci sono io, dai. Invece no, a quanto pare ha voluto le priorità, ragazzi. Oh, le priorità. Comunque, facciamo un grosso in bocca al lupo a Lexi, che domani è il primo passo per, diciamo, avviarsi alla conclusione. È stata anche male in sti giorni, quindi sì, in modo particolare. Non solo gli auguriamo un bocca al lupo, ma perché so che lo vedrà l'indomani questa live, quindi per questo sto dicendo questa cosa. Facciamo in bocca al lupo e soprattutto buona guarigione, perché insomma la febbre a quest'età, cioè non è più possibile sopportarla. Detto questo, dico la terza novità, cioè vabbè, ho considerato una novità quella di Lexi, ma in realtà non è una novità. Terza cosa che vi voglio dire prima di iniziare. Domani c'è il Friday. Domani è venerdì. Dovrebbe esserci Hi-Fi Rush. Giusto? Attenzione, attenzione. Attenzione, attenzione. Vi ricordate quel giochino? Have a Nice Death che abbiamo reactato con Francesco ed Elisa? Bravissimi. Domani ci sarà Have a Nice Death con Francesco. Io non ci sarò purtroppo perché sarò da Master X a nerdare su Resident Evil 4 tutto il giorno, probabilmente. In anteprima assoluta questa, eh? In anteprima assoluta. Domani alle 13:30, Have a Nice Death con Francesco. Detto questo, ma soprattutto saluto col braccio destro. No, 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 vabbè, uno non può salutare col braccio destro adesso, se faccio così, dai. Chissà se ha fatto la tesi su se stessa. Come moccia. Sì. Ah, sì, confermo, ha fatto la tesi. Ma lo ci tiene Alexi giù? Certo che ci tengo, madonna. Tenerello, ma io lo so, sono un tenerone. Sono proprio. Hai presente i teneroni, quelli della. Cos'è? Buitoni? Non mi ricordo la marca. Non diciamo la marca, non diciamo la marca. Anzi, la diciamo se ci pagano, però. Sì, me lo ricordo. Non so se ci sarò domani, però chissà. Vabbè, c'è sempre il VOD. C'è sempre il VOD. Scusate un attimo, ragazzi, perché un attimo solo. Ok, eccoci. No, scusate, un attimo, un momento di pane. Buoni, sì, teneroni, buonissimi. A casa qualcosa. Vabbè, non indaghiamo, non indaghiamo. Ragazzi, iniziamo? Vai. Iniziamo con. Eh beh, subito, guarda, già tutto pronto qua, mezzi professionalissimi. Ah, tra l'altro la nuova, diciamo. Sì, possiamo dire illustrazione animata per il martedì Discord esclusiva. Sta andando avanti. Ovviamente è una cosa un pochettino elaborata, quindi io lavorandoci, ritagliandomi il tempo, non è una cosa immediata, anche perché la voglio fare bene, 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 bella. Colori anche, stare attenti ai colori. Io non sono bravissimo con i colori, però ci tengo a farlo bene. E quindi ci metterò un pochettino di tempo. Però verrà fuori fighissimo. E ovviamente questa cosa che sto dicendo. Cioè, ci saranno degli step in work in progress sul Discord del canale. Se siete abbonati, potete guardare anche in anteprima queste cose. Però hai problemi di audio. Ancora. Rimbombo un casino. Ma non so che cazzo sia. Madonna, ragazzi. Oddio. Rimbombo ancora? No, non è quella, Fede. Non è quella casa. Meno. Ma solo quando c'è Game & Sound allora, perché forse rientra nel microfono? Ok. Posso andare tranquillo adesso? Ok, va bene. Ok, proviamo ad andare avanti, vediamo se si sistema con l'audio del gioco. Non so se sia una cosa collegata, però proviamo. Allora, mi accendo il pad, cambio la categoria, ogni tanto si sente il riverbero anche senza musica.
Non vi so, non vi so dire, ragazzi. Cioè, sul serio, non ho toccato nulla con l'audio. È sempre lo stesso. È sempre lo stesso. Quello che posso fare. Ecco, adesso magari l'ho sentito un po' di più perché sto premendo sulla tastiera. Giuro, usa le cuffie, zio Pera, suca. No, no, hai ragione. È che non ho voglia. Mi dà fastidio, voglio essere libero. Però hai ragione, se questo serve per aumentare la qualità, effettivamente è vero. Effettivamente sono un coglione. Niente, non trovo la categoria. Non trovo la categoria, ragazzi. Non riesco a cambiarla. Non riesco a cambiare la categoria. Non riesco a cambiarla. Vabbè, sti cazzi, come si suol dire. Vai. Sarà stato tuo fratello per rovinarti lo stream, sicuramente. Sì, il fratello malvagio. Sì, sicuro. La prima cosa che pensa è rovinarmi la streaming. Come si vede? Chi dici? Eccolo. No. Sì, ok. No! Ok, adesso sì. Perfetto, com'è ragazzi? Com'è? Internazionale, come si sente? Mi allontano un po' dal microfono, magari si sente meno. Com'è? Internazionale. Meglio? Un po' meglio? Va, vi faccio un po' di ambient, va? No. Vabbè. Comunque è strano che, cioè, ma lo sente solo Bullap o anche Fede? Non capisco. Cioè, c'è qualcosa di diverso, Fede? Perché sento lamentarsi solo Vullap. Cioè, non so se è un problema di Vullap a quanto pare o mio in generale. Cioè, non riesco. Ora meglio, molto meglio. Allora, vedi che era quello. Vedi che era quello. Allora, noi dobbiamo andare nel cratere del cazzo, mi sembra. Si chiamasse così, giusto? Che è di qua. No. Oddio, qua ci sono i minatori bastardi, giusto? Se non sbaglio. Sì, ci sono i minatori. Noi dobbiamo andare avanti, per cui c'era una parte, forse di qua. Ah, i carrelli della spesa, dell'Lidl di Venezia. I carrelli dell'Lidl di Venezia, eccoli. È di qua, sicuro, mi ricordo. Però non so se è qui o dopo. Questa è una cosa da indagare, effettivamente. Forse è dopo? Forse è dopo? Qua c'è la grotta del ragno? Vabbè, se io ho le cuffie. Però che meno rumore. Ah, ok, va bene, Vullap, scusami. Effettivamente tu hai il top dei tools. Molto comodi. Accomodante, ecco, lui che usa la sua stessa emoticon mi fa sempre ridere questa cosa, bellissima. Anch'io avrò una mia emoticon. So già quale. Metallo, ma che cazzo sto Eccolo. dicendo? Il metallo è il nostro martello, la rabbia è il nostro cuore! Sempre, capito? Sempre. Dove sto andando? Ma questa è la grotta del ragno, no? Era quella prima, cazzo. Mi scordo sempre. Infatti, Fede, c'è ragione. Perché è tutto uguale, mi scordo sempre. Oddio! Ok, mi scordo sempre le cose io. C'è un problema proprio nella mente, nelle cose. Veramente. Comunque, se tutto va bene, tra l'altro, vi ricordo questa cosa qua. Lunedì inizieremo insieme io e Francesco. Forse ci sarà anche Lisa, non lo so. Perché un po' così zuzzurellona anche lei, non si sa se quando c'è. Resident Evil 4 Remake. Che io mi sarò già bello che spoilerato da Master X domani, però. Francesco no. Quindi io sarò quello che effettivamente avrà in mano lo scettro del sapere. Invece Francesco avrà in mano un bel cazzo di niente. Praticamente la nullità avrà in mano. Se tutto va bene, ovviamente. Salvo equivoci o errori di. Errori di cazzi. Allora, eccoci. Perfetto, siamo qua. E siamo qua. Bello. Benissimo! Che Con queste batterie bellissimo. extra dovrei essere in grado di fornire allo scudo di Eh Vullap beh. abbastanza energia per resistere alla lava. Certo, Lo Ulla. scudo ha ancora dei limiti.
Non può resistere a temperature superiori agli 800 gradi, quindi tenete... Lo scelto del sapere, minchia, sai, suca, Don Flamingo. Succederebbe allo zoomer se lo scudo dovesse cedere. La devo smettere questa cosa. Ciao, tipo antipatico. E a noi chi ci pensa? Non potremmo... 800 gradi, sì, sì. Importantissimi, sì, sì. Palloni refrigeranti nel condotto. Potrete usarli per mantenere bassa la temperatura. Sempre. Proprio, guarda. Contiamo su di voi. Certo, ma lei come fa a portarlo in giro? Io questo non capisco. Cioè, se è così tanto pericoloso, tutto il vulcano, la lava, gli 800 gradi, come cazzo fa questa persona, questa ragazza, a portare a spasso sto zoomer? Cioè, io non capisco, come fa ad arrivare qui a mettere tutto a posto, l'installazione e tutto. Allora, qua mi ricordo che è un po' un casino in realtà, ragazzi, perché ci sono dei bivi per prendere il 100%. Non so se... Eccoci. Ci sono dei bivi per prendere il 100%. Qui non basterebbe, non basterà una run, secondo me. Cioè, dovremmo morire tante volte finché non prendiamo tutti i globi precursors. Eh no, dai, ma subito, no. Dai, cazzo. Che basta, chi è stato? Che fate? Voglio sapere che fate. Aspetta. Flamingo, maledetto, guarda, oggi. Guarda, se non ti banno oggi, veramente, non so quando bannarti. Eccoci, mamma mia, ma è bello, tra l'altro, sto salto che ho fatto. Ma aveva tutto il senso del mondo. Ehi ragazza, che bello. Va bene, Vulla. Inchia subito, Vulla, appena vede. Allora, tipo antipatico. Qua è un po' difficile leggere, eh. Mi sa che leggerò dopo. Mi scrivete tutte le minchiate che volete, tanto leggo tutto dopo. Oh! Ma questa non l'avevo presa poco fa, scusate. Perché sto tornando indietro? Ok. Ah, che culo che siamo morti. Vabbè. No, vabbè, ragazzi. Fammi prendere almeno quelle due. In realtà lei è il personaggio più forte del gioco, eh? Beh, certo, è fattuale proprio. Ironico? Vabbè, aspetta. E poi un'altra cosa che volevo dirvi. Vi ricordo che, ovviamente, solo per gli abbonati, per chi ha Discord, chi non ha ancora votato, perché quelli che hanno votato sono già a posto. Però è una comunicazione di servizio, diciamo così. Chi non ha ancora votato ed è sul Discord, c'è il sondaggio per quanto riguarda il gioco del mercoledì dopo Cleven Wrench. Vi ricordo che i candidati sono Black Mesa, Sonic Frontiers e Bugs & Taz Lost in Time, da fare in cooperativa, in italiano. Ciao Merlo! Con Francesco, ovviamente. Oddio, no. Oh, ce l'ho fatta. Ah, tutto qua? Me lo ricordavo più lungo. Me lo ricordavo molto più lungo. Spariamo alle palle. Ah, Paolo, la palla. La palla sinistra, Paolo. No, aspetta, qua devo refrigerarmi un attimo. Aspettate. Ah, sono finiti? Perfetto. Ma scusami, infatti qua continua, ma... Ah, perché ci sono solo le mosche scout adesso. Ah, hai capito? Capito come stiamo. Oddio. Scusate ragazzi, sono concentratissimo. Mai stato più concentrato in vita mia. Proprio. Questa è la prima volta che sono veramente concentrato. Perché se becchiamo... Se non becchiamo le mosche scout è un casino. Quante ne mancano? Tutte. Cazzo. Devo togliermi sto vizio di dire ironico che non battere, l'ho fatto inserire io, ok, e banni Flamingo. Come? È scritto Flamingo, forse ho sbagliato. Allora, ringrazio che non ho ancora messo via delle città. Certo, ti ringrazio, veramente, grazie. Non c'è Taz, è solo Bugs. Come no? Il viaggio nel tempo di Taz, sì. Il Ciao Merlo non è quello con Taz. Vabbè, è la stessa serie però. E Scaramessi, Scaramessi. Chi lo fa? Chi altro lo fa? No! Dai, per favore, dai. Su, fate i bravi.
Com'è? Internazionale. Panino de casa, la mamma te vas. Se mi state facendo mangiare un tozzo di pane. Ah, bello queste due. Sempre. Oddio! Hai visto quelle mosche scout così proprio? Due in fila, in a row. Ecco qua. L'ultima. Le abbiamo prese tutte dopo. Possiamo stare tranquilli. Dai, cazzo. Eccola, eccolo, lo vede. Eccolo! Ok. Niente. Oddio! Ok. Ah, bello che se salti così, cioè si refrigera da solo. E vai. A posto. A posto. Mamma mia che goduria. Si chiama Bugs Bunny Lost in Time. Sì, che è il primo. Invece quello che aveva proposto Vullap è il secondo, quello in cooperativa. Perché il primo, Bugs Bunny Lost in Time, è in single player. Ehi, allora dov'è il vecchio Buzz? Giusto? È terribile. È terribile. Non si trova più. Credo che Gol e Maya l'abbiano rapito. No, io ho proposto il primo. La situazione del Ma non è in cooperativa, ma che senso c'ha? Le truppe dei Larker continuano ad aumentare. Ah, quello di ci vediamo Merlo, che è il primo. E vabbè, faremo anche il primo, faremo tutte e due. Per completare il loro piano. Pensavo avesse in mente di fare la cooperazione. Beh, sì. Ecco, più o meno. Io mica avevo capito che era in cooperativa. Però l'avevo proposto così tanto per. Ma allora, queste sono cose serie, Vullap, ormai. Cioè, ogni tua parola è un fatto. Quindi devi avere la responsabilità. Sto scherzando, comunque. Perché manco Topolino è più sicuro una cooperativa. No, allora, vabbè. Insomma, faremo tutti e due. Tagliamo la testa al toro. Faremo tutti e due. Prima quello in single player e poi quello in cooperativa. Ciao Merlo, così vediamo anche questo. Eccolo qua, mio padre, credo sia. Siamo felici di vederti. Ti hanno messo a pulire per terra ora, eh? No, no, Vullap. Su Discord puoi, qua no, qua no. Te lo vieto. Cattedrale di Mogol, sì, credo sia quella, sì sì. Sembra sia scritto così, bello il Metal Gear. Questo è il Metal Gear Ray. Altre diavolerie, cos'è? Doppiaggio Mediaset. Irreprensibile. L'incorreggibile. L'inimitabile. E così si taglia. Viene tagliato così proprio, malamente proprio. Cioè, posso dire, taglio subito. Ma scusate, eh. Vediamo se si è sistemato qua. No. No, niente. Va bene. E ti giuro, questa cosa non la capirò mai. No, basta ragazzi, parco biologico, sì, il bioparco. A voi punto sul pass Metal Gear, eccolo, proprio lui, eccoci qua. Allora ragazzi, questa è una bella, questo è un bel livello finale, sapete perché? Perché è copiato da Zelda Ocarina of Time. Abbiamo i saggi da... non sto scherzando, è proprio così. Perché abbiamo i saggi da salvare prima di andare a sconfiggere il boss finale. Quindi uno per uno adesso nei vari angoli della stanza dobbiamo andare effettivamente, ognuno con le proprie prove, quindi con stanze diverse, andare a salvare uno alla volta i saggi. Praticamente Ocarina of Time, ho sbagliato, Ocarina of Time Final Boss. Twitch ce l'ha con te? Certo, ce l'ha sempre con me Twitch, ma già da un botto, ma non solo per la categoria, purtroppo. Allora, io di solito parto da qua. Ocarina of Time, vabbè. Vabbè, Flamingo, guarda, tu stai veramente, taci. Taci, Don Flamingo, taci. Perché se una persona che non ha giocato Ocarina of Time, veramente, guarda. Cioè... ah, perché mi stai imitando che stavo morendo, ho capito. Vabbè, bravo. Complimenti, andiamo avanti così, guarda.
E guarda, solo perché non ti banno, Don Flamingo, lo sai perché? Per due fattori. Uno, cioè ovviamente una persona che mi fa il 106%, diciamo che un po' sono restio a bannarlo perché c'ha i suoi problemi già di per sé, quindi non voglio infierire. 106% su Crash. Poi, secondo, no, finché non mi metti delle città non ti posso bannare, quindi finora sei stato bravo. No, porco due! Sei sopra delle pizze girevoli. Sì, sopra dei Pac-Man. Uncle Per. Zio Pera, il famoso. Che non è Uncle Kell. Il peggiore errore della mia vita, eccolo! Posso battere adesso, sono finiti 5 minuti. Ok. Eccoci. Pensavo mi avessi dato del pazzo furioso. Pazzo furioso. Vabbè, subito. Sto zitto prossima volta. Bastardo. Oddio. Incazzati neri. Ok. That's good, my friends. Ok, va bene. Aspetta. No, devo sconfiggere qua i bozzi. No, cazzo, devo tornare indietro. Comunque sto scherzando, Flamingo, che poi... Scherzando. Cioè, complimenti, anzi, per la pazienza che hai avuto. Cioè, non l'ho fatto io il 106%. Cioè, io che mi incaponisco nelle cose, ho mollato. Cioè, tu sei superiore a Dio, praticamente. Hai fatto un oltraggio a Dio. Non intendo che sei superiore a me, dicendo superiore a Dio. Cioè, in generale. Oh, ancora. Questi, tra l'altro, mi sembrano... Fede, ti ricordi? Perché avete fatto un oltraggio a Dio. Questi, ti ricordi, Fede, i mostriciattoli, gli esperimenti di Ratchet & Clank 2? Mi sa che hanno qualcosa di quelli là, questi. La porta è aperta, andiamo. Come fa a sapere che la porta è aperta? Lo sa solo lui. Cioè, che non c'è un niente, un LED che ti faccia capire. Eccoci. Non posso battere, cazzo. Vabbè, mi sembra un po' troppo farmi partire da qua, però, dai. Cioè... I demoni, cazzo, li odio. Sì, concordo. Tra l'altro ricordiamo il boss finale del 2. Cioè, la cosa più brutta di sempre. Il boss finale di Ratchet & Clank 2. Ragazzi, non so se vi ricordate. Cioè, boh. Che schifo. Che anticlimatico, brutto. Sembrava un boss di Twin Sanity, tra l'altro. Perché dovevi girare pure intorno. Tra l'altro Twin Sanity lo si fa dopo, Ricordiamolo questo fatto. Eccolo, il mio... mio padre. Eccolo qua. Mio padre. Una palla rotolante, sì. Effettivamente è quello. Porca puttana, questi mostriciani sembrano troppo i Loom di Rayman 3. Anche. Eccolo qua. Anch'io mi sono rotto il cazzo ad un certo punto. E l'ho mollato, poi mi sono detto vabbè lo faccio. Ma con quale... Come vi chiamate? Con quale iniziativa l'hai detto, veramente? Eccomi. Bel lavoro, Dexter. Sei un vero eroe. Bella espressione. Lanci il suo robot. Io utilizzerò, vediamo un po', il mio potere dell'eco per aprire lo scudo. Va bene. Lui che tra l'altro non si è mai visto prima d'ora, bellissimo. Tutto questo senso di... Il gioco ti dà un senso di leggenda dei vari saggi, perché tu non li vedi mai, ovviamente, perché sono tutti spariti dalle proprie case. Fino alla fine. E alla fine vedi effettivamente chi sono i saggi la cui dimora avevi esplorato durante il gioco. Cioè, è una cosa fantastica, perché in narrativa questo ha un senso. Lo diceva anche Kojima, cioè è proprio una cosa di narrativa. Cioè, l'assenza di qualcosa ti fa aumentare talmente tanto l'hype che quando poi appare o riappare, come Snake in Metal Gear Solid 2, no? Che prima c'è Snake, poi c'è Raiden, poi riappare Snake, però dopo un po', e la sua assenza ti fa salire l'hype di dire, cazzo, sta crescendo una leggenda, capito? Quindi quando riappare dici, porca troia, finalmente, eccolo, è ritornato.
mio padre, dici proprio così. È la stessa cosa anche qua, solo che è una cosa leggermente diversa, perché noi saggi non li abbiamo mai visti. Cioè non è una cosa che ritorna, cioè proprio non li abbiamo mai visti, quindi è una leggenda proprio in tutto e per tutto. Ma la vera leggenda è Gingionator, vabbè, quello di che cosa stiamo parlando, Bullup, cioè, scontato. Eccoci, vabbè, io che faccio il coglione, che dopo 3000 ore di gioco non ho ancora capito come si aprono le scatole delle... Ma non ci giochi mai e rimani intrappolato con Raiden. Eh sì, purtroppo, per fortuna, a me non è... Allora, sinceramente, rigiocandolo, mi è piaciuto molto di più Metal Gear Solid 2. Però effettivamente dopo aver provato Snake nel 2, cioè Snake è incredibile, cioè... Ti dà proprio dispiacere lasciarlo. Ok, aspetta, ho dimenticato un ovo. Signora, c'è un ovo per lei. A quanti sta sul cazzo Metal Gear Solid 2? Vediamo. A chi ovviamente ci ha giocato. A tanti sta sul cazzo, purtroppo. Game & Sound, ciao carissimo. Stavo parlando del tuo pane. Guarda caso, stavo parlando di Metal Gear. Perché ho chiesto a chi stava sul cazzo Metal Gear Solid 2. Io l'ho rivalutato, quindi non mi sta proprio sul cazzo. Certo, alcune cose sì, però in generale no. In generale è un capolavoro. Oddio. Ah, eccoci. Mi sono dimenticato la pizza qua. Qua l'ho giocato solo io, minchia. Ma neanche Vullap ci ha giocato? Non sapevo. Nessuno. Ma come nessuno? Vabbè, va, affanculo, va Jack. Non sai fare una minchia. Io ora sto continuando con i vari Tomb Raider. Sto giocando l'Anniversary, che è un bel lavoro come remake. Non sono d'accordo. Cioè, non lo so. Oddio, mi è stato sempre sul cazzo l'Anniversary. La grafica non mi piace. È proprio artificiosa, molto plasticozzo. Sì, il classico live arcade, no? Quelli un po' così, col budget un po' risicato, così. Cioè, meritava un trattamento diverso un remake di Tomb Raider 1, anche a quei tempi, perché so che ha un po' di anni sulle spalle, però non mi è mai stata simpatica l'Anniversary. E poi, vabbè, i comandi sono sempre più o meno... Cioè, sì, l'hanno modernizzati, ovviamente, però non è che abbiano fatto un lavoro incredibile. Vabbè, posso battere adesso? Quello ho giocato io. Ah no, anche Game & Sound l'ho giocato. Grazie maestro. Non mi sta sul cazzo, i suoi problemi. Quello che ho giocato comunque. Bevi, ok. Ok, ho giocato solo il 4 e il 5. Madonna, neanche Metal Gear Solid 1 hai giocato, Bullup? Quello per PS1? Ma è possibile questa cosa? Il mostro maledetto. Anche Ground Zeroes. Ah, allora, che praticamente... No, ragazzi, non ci siamo. Io ho un problema nel cervello. Eccoci. Ma perché è caduto così tanto? No, devo stare concentrato, perché mi ha destabilizzato sta cosa di Bullup, che... Non capisco. Cioè, vabbè, a parte che Ground Zeroes è considerabile il prologo di Metal Gear Solid 5, anche se è venduto separatamente. Cioè, e io lo considero... Ciao Elvis! Ciao Evil Virus! Grandissimo, come stai? Tu hai giocato di Metal Gear Evil Virus? Stavo parlando di quello. Così, per darti un po' un contesto, se no sembriamo pazzi. Vabbè, ragazzi, io non so che dire, mi ammazzo. È l'unica, proprio in real life. No, si scherza.
Sembra un livello di Kai. Ma poi che schifo sta parte. Veramente orribile questa. Cioè, si può dire che questa è una parte platform orribile? Lo posso dire? Che non ha senso, veramente? Sembra un... una cosa presa da Jack 3. Ed è il primo, quindi... Per farvi capire. Allora. Come ho fatto prima ad arrivarci? Se no, provo a fare il... Vabbè, ragazzi. Questo è essere bravi. Anche questo è essere bravi, in un certo senso. Solo PS2 il primo? No, PS1 il primo. Attenzione, PS2 è il 2. Era troppo difficile per me. Ma quanti anni ci hai giocato? Quello potrebbe essere un problema, perché effettivamente dipende tutto dagli anni. Anch'io da piccolo... A me faceva paura Metal Gear Solid. Cioè, ragazzi, vi svelo questo segreto. Io da piccolo... Cioè, vi parlo di massimo 10 anni, to? Massimo. Anche me, no, vabbè, un po' meno, dai. 8, 7, 8 anni. Avevo paura di Metal Gear Solid 1 per PS1. Mi sembrava la roba più complicata del mondo. Cioè, tu sei là, sei un infiltrato, oddio, mio Dio, se ti scoprono un casino. Oh no, devo rifarlo. Porco due, porco. Vabbè, sti cazzi, porca troia, puttana, vaffanculo. Ma da là devo rimanere, ma dai, ma da qua. Ma mettimi un checkpoint, per Dio. E Dio. Adesso leggo, Flamingo, adesso leggo il muro di testo, aspetta. Veramente, veramente un incubo. Questo è veramente un incubo. Vabbè, dai, prenditi pure sto danno. Ma a me che me frega dei danni che prendi tu. Niente in confronto ai danni che sto ricevendo io. Ok. Con calma. Perfetto. Ragazzi, e qua bisogna andare avanti. Cioè, bisogna correre. Vabbè. Ma che cazzo fai? Saltino fai? Pezzo di merda. No, sto perdendo del tempo, ragazzi. No. No, vabbè. Dai, cazzo. Yes, era più facile del previsto. Bastava stare calmi. Ok. Eccoci. Mio padre. Mi sembra sia lui, eh. Mi sembra sia mio padre, vero. Aspetta, adesso recupero i messaggi intanto che parla. Allora, modernizzati sono quelli della Legend. Si gioca in modo completamente diverso rispetto agli originali, specie considerando che il primo molte cose manco si capivano. Il primo aveva le telecamere dei Gresci e tra loro c'era Thor. Vabbè, questa veramente, questa recensione di Don Flamingo un po' inusuale, però mi piace, molto caratteristica, si è capito. Avevi paura dei giochi belli? No, avevo paura dei giochi complessi, pensa. Anche adesso, non è cambiato tantissimo. Questa proprio ce l'ha ancora, infatti. Mi è preceduto. Pane raffermo? No, pane raffermo no. Giuro sta ricevendo danni psicologici, assolutamente sì. Ok, rieccomi, non so se avete detto qualcosa. Direi di sì, visto che non mi fermo un attimo dal parlare. Io che sono veramente logorroico, lo sapete. Quindi sì, Game & Sound, ti sei perso, credo, una bella conversazione, però non ti saprei dire altro, sinceramente. E allora, fammi capire un attimo, dove dobbiamo andare? Allora, lì c'è il cazzo, partiamo da questo presupposto, lì dobbiamo andarci. E io direi di andare di là, a sto punto. Lì c'è pure una mosca scout. E non lo so. No, vabbè, andiamo di qua. Poi torniamo indietro, stiga. Ok. Sfigolone. La conversazione era boba di bob. Sì, più o meno. Sai che ha parlato. Non so cosa ha detto. No, assolutamente. Ma io mi ricordo. Cioè, non mi scordo subito dopo di quello che ho detto. No, si parlava sempre di Metal Gear e scleravo perché non riuscivo a fare quella parte là. Cioè,
Voi lo sapete, ma ancora vi stupite di queste cose? Io veramente, ragazzi, a volte non capisco. Cioè, non so se ho meno memoria io o voi, che non vi ricordate che io non abbia memoria. Cioè, vi stupite ancora del fatto che io mi scordi le cose subito dopo averle dette? Ma io non lo so, guarda. Ma voi avete la mente, guarda, cioè. Ma io non lo so, ma signor Giancarlo. Ma roba da matti, ma signor Giancarlo. Tra l'altro ho visto l'ultimo video di Billy Foster, io ormai sono in fissa totale con Billy Foster. Andatelo a seguire su YouTube, mi raccomando, perché dei video pazzeschi sulla TV italiana in generale, quindi sia trash che non trash, proprio a 360 gradi. Si può dire mio padre Billy Foster? Lo diciamo. E tra l'altro dopo faremo Metal Gear, sai, ciao. Magalli. Faremo... Oddio, mi sa che non ce la faccio. No, non ce l'ho fatta. Cazzo. Ah beh, aspetta, forse si può fare la gabola qua. Aspetta. E dopo faremo Mario Kart 64 originale, perché ho provato, Fede testimone, ho provato oggi a mettere le texture in HD, ma è un casino, cioè non funziona nulla, non funziona. Quindi ci giocheremo pixelandosi. Garagino dell'Alzheimer, vabbè. Oddio, cos'è questa faccia? No. Ok. Ma qual è quel... Ma quel che ha detto di cosa è rimasto? Non ci ricordiamo, tu non ti ricordi? Sì. Confermo. Confermo, tipo antipati. Eccoci qua. Bastava andare un pochettino avanti e un pochettino indietro per risolvere tutti i problemi del mondo. Cioè, bastava fare questa cosa qua. Aspetta, perché qua c'è una mosca scouts. Ok, eccoci. Incredibile, io l'ho sempre fatto con le piattaforme. Eccoci. Benvenuto nel club. Bastava andare leggermente avanti e leggermente indietro, cioè... Uno dei... Perché normalmente, vi spiego un attimo, vi do un attimo di contesto. Per fare queste piattaforme bisogna prendere l'eco blu, che si prende facendo tutto sto percorso. Quindi il gioco dice: ok, tu hai il premio solo se sei abbastanza bravo da tenerti l'eco blu per tutto questo tempo. Cioè facendo le piattaforme, essendo veloce, poi arrivi qua e attivi la piattaforma, il tombino. Però attenzione, un piccolo errorino di design. Non so se è un errore oppure secondo me l'hanno fatto apposta. Anche qui c'è l'eco blu, quindi basta fare così e tornare un attimo indietro, apposta. Risolto l'enigma. Apposta. Mi uccido, vabbè, adesso non esageriamo. Diciamo che ci sono cose più gravi. Nella vita, o no? Dici di no? Eccoci, andiamo a prendere quella cazza. E dopo dovremmo aver finito? Quante batterie mancano? Sì, è l'ultima. L'ultima, ragazzi. L'ultima batteria e dopo c'è il finale segreto. Non siete curiosi di scoprire il finale segreto del 100%? Non siete curiosi di scoprire cosa c'è? Oddio, no, qua siamo all'inizio, che sto facendo? Era l'altra porta, cazzo. È di là. Ok. Eccoci. Ho bisogno fare il giro. Il capitalismo. Vabbè. Eccoci. Ricordiamo l'aneddoto freschissimo di Paolo Pisio. No, anzi, non lo ricordiamo. Diciamo che chi ha visto l'ultima puntata di Tintoria Podcast sa.
Diciamo che sa. Possiamo dire che sa? Ma lì ci siamo andati? Sai che non mi ricordo? Aspetta, controllo un attimo, scusate. Sì. Me lo ricordo molto bene qui, sì. E allora bisogna salire? Però ci manca l'ultima mosca scout. Eh sì, eh. Abbiamo 6 su 7. Che sass. Vabbè. Sulla testa di... No! È in cima all'ultima, infatti. Infatti andiamo a sto punto. In caso ci buttiamo. No! Ci buttiamo nel gioco proprio. No, no. Ci buttiamo qui, cioè, su Jak and Dexter. Cazzo, non la vedo però. Cazzo, Giulio mi assomiglia. Ah no, tu dici proprio, proprio sopra? Ah, ok. Speriamo. Con quella, con quegli occhi un po' da... Aspetta, non mi ricordo. Oddio. Con quel maglione di ciniglia. Il momento di Dimo. No, mi hanno fatto morire, no? Sì, è il momento... No, ancora qua. Vabbè, tipo antipatico, te non sei normale comunque. Te non sei normale. Cazzo, bisogna... No, porca troia. Oh, qua i checkpoint sono messi proprio a cazzo. A cazzo de cane. Proprio. Mamma mia, Athletics. Attenzione, abbiamo i lyrics di Fede Chief. Aspetta, fammi fare sta parte. Gli official lyrics, mi sembra, giusto? Ok. Jak and Dexter... No, pull-up, cazzo. Maglione di ciniglia. Statelo come grilli fuori da una... Da una... No, dai, anche te. Ma adesso anche Don Flamingo, ma veramente. Ma che cazzo, ragazzi. Ma datevi una calmata. Testa che è una biglia, gli occhi di... Con quegli occhi un po' da triglia. Quell'orecchio a maniglia. Cazzo, cazzo, giuro mi assomiglia, eccoci. Abbiamo detto la versione completa. Chissà, magari quell'aneddoto di... Ecco. Oh, mi stavo per morire di nuovo. Pensate, vi do questa, vi do questa immagine. Pensate se l'aneddoto di Rocco Tanica, che ha raccontato appunto al podcast. Eccola, yes, eh sì. Era qui. Pensate se l'aneddoto riguardasse proprio quella serata in cui Bisi ha fatto quello sketch. Pensateci un attimo. Vi do questo input. Così anche questa sera avrete gli incubi. Dico anche perché dopo le live di solito... No, no, si scherza, si scherza. Abbonatevi, mi raccomando, abbonatevi così. C'è il gruppo Discord esclusivo. Ci siamo noi che facciamo gli scemi. C'è Claudio B, c'è Claudio Bisio, ragazzi. Abbonatevi al canale perché c'è Claudio Bisio su Discord. Incredibile questo fatto. Non volevo rivelarlo, però effettivamente per il marketing questo è altro. C'è Claudio Bisio. Vabbè, ragazzi. 2000! Caro 2000! No. L'anno che verrà. Che ne sanno i 2000, eh. Io avrei un'altra battuta sui 2000 detta anche da Sgarbi, ma no, è troppo greve, non la dirò. È troppo veramente, veramente basso quel livello là, non lo dirò. Tra l'altro, successo quando?
ieri l'altro questa cosa. Per la festa del papà. Per la festa del papà in una trasmissione Mediaset, ovviamente. Ovviamente. Invitiamo Sgarbi con la figlia. Con le figlie, poi non lo so. Adesso non sono molto informato, però c'era anche sua figlia. Per la festa del papà, ragazzi, ideona, tipo il martedì Discord, no? C'è poco da parlare, stiamo godendo. Questa è l'amarezza di 2 anni fa. Eccoci, questa è l'amarezza. Preso tutto, ragazzi, 100% raggiunto. Per... ideona, invitiamo Sgarbi alla festa del papà. Cosa mai potrebbe andare storto? Ora siete dei veri eroi. Unirò i poteri delle coperte con quelli degli altri tre saggi per aprire la festa di Bisio. Sgarbi sottosegretario al Ministero della Cultura, ricordiamocelo, sì. Hai ragione a dire Dio di Dio, Fede, veramente, veramente, guarda, lasciamo stare. Cioè, sottosegretario al Ministero della Cultura. Cosa sei nata tu, nel 2000? No, nel 99 sei nata. Cacatori di Serie A? No, cos'è? Cacatori di prima classe? Non sapevo, tipo antipatico. Effettivamente, questo è un fatto molto interessante. Non lo sapevo. Comunque, dove è scritta questa cosa? Dimmi, dove l'hai trovata? Anche la chiave della creazione sarà mia. Ma questa è una follia. Liberare così tanto eco oscuro di... No, aspetta, Flamingo, ti posso suggerire una cosa? Ti posso, adesso faccio io la regia. Fai partire Dio delle città quando ti dico io, ok? Ti farò questo gesto, lo schiocco. Al prossimo. Mi raccomando, è molto importante, Flamingo. Se funziona, allora, Flamingo, ascoltami. È una cosa fichissima. Fidatevi di me. Fidatevi veramente. Preparatevi alla clip perché ti farò lo schiocco e ti dirò: vai, Flamingo. Tu stai pronto. È ancora dopo. Dopo il boss, diciamo. Diciamo dopo il boss. C'è un momento esatto dove puoi mettere Dio delle città, che starà proprio, sarà il momento più alto di tutte le live di sempre. Ok? Facciamo così? Quindi tienilo in canna. Cioè, nel senso, no, beh, con calma. In canna, nel senso. Tra l'altro vorrei sapere, sarei curioso di sapere chi è che di voi guarda le mie live con... cioè, da fatto. Cioè, vorrei proprio sapere. Mi farebbe piacere saperlo. Secondo me è Evil Virus. Eccoci. Bello sto Metal Gear. Forse tra un paio di settimane. Oddio! Madonna! Proprio Metal Gear, Metal Gear Ray palese. Cosa manda? Gli spiriti del male. Eccoli. Sono proprio loro. Madonna, che brutti. Grigi proprio. Cioè, questa è la rappresentazione del male, secondo Jack and Dexter. Cioè, grigi. Questi mostroidi grigi. Oddio. Aspetta, mi stanno venendo a cercare. Ok. Finiscili una volta per tutte. Sti cazzi. Non ce li metti? Nessuna pietà. Fuori dal letto? Nessuna pietà. Eccoci. Incazzato? Oddio. Oddio, cos'è questo? Non mi ricordo. Ah, beh. Open goal. Non mi ricordavo queste cose, Mi sa che qua c'è un problema. Mi sa che qua c'è un problema di texture. Cioè di effetti, non di texture. Vabbè, ma proprio all'ultimo mi fai sti scherzi. Sei sempre stato perfetto come... Via! Bello che ti aspetta prima di esplodere. Bella sta cosa. Cioè, tu hai tutto il tempo per andartene. Invece no, ti aspetta. Vabbè. Madonna, il cannone, ragazzi. Ha tirato fuori... Oh!
Non ho più. Figlio di troia, mi ha fottuto. Oh, cazzo, l'ultimo. Ah, maledetto. Ah, bene. È morto? Non ancora. Eccoci, vai. Attenzione, ultra istinto. Leaked. Ultra istinto leaked in Jack and Dexter. Bello questo finale di Ocarina of Time. Potrebbe fermare il robot? Cioè, incredibile. Pazzesca sta scelta che ha fatto Dexter. Cioè, personaggio incredibile. Ricordavo facesse così, l'onda tutto è solida. Sì, mi sa che è un problema del... No, mi sa, è un problema del... di open goal. Però vabbè, sti cazzi. Oh, eccolo. Eccoci. Super Saiyan, guarda, fiero. Fiero. Mio padre, a posto. Ed è morto così. Eccoci qua. Ok, prepariamoci. Adesso arriva il finale segreto. Vabbè, Crash Bandicoot Time, va bene, ma un po' meno, un po' meno, cazzo. Vabbè, miei fratelli assoluti. Forse sono stato un po' troppo duro con voi, ragazzi miei. Voi avete tutto quello che serve per diventare eroi. Ma ora, Dexter, non ti possiamo trasformare. Don Flamingo, preparati. Sai come si dice di solito? Il vino buono sta in una botte piccolina. Jack, hai davvero un incredibile talento nel canalizzare l'eco. Samus, dopo tutto potresti anche aver ragione su di lui. Sai chi era? Senza il tuo aiuto e senza la tua... Stiamo calmi. Tutto ciò non sarebbe stato possibile. Chissà, forse abbiamo trovato un nuovo saggio ora che Golem mai... E certo. Già. Golem Maia. Golem Maia. Sì, l'eco oscuro probabilmente li avrà distrutti. Già, probabilmente. Vabbè, ok, foreshadowing forzatissimo. Non possiamo sconfiggerli un'altra volta, vero Jack? Non ho detto bene, Jack? Vabbè, questa cosa forzatissima, perché dovevano inserirla. Datti una calmata, ragazzo. Eccoci. Allora, sono necessitatissimo in questo momento. Non so, adesso sono un po' in difficoltà, perché non so se saltando salto anche la cutscene finale, perché voglio, cioè la dobbiamo vedere la cutscene finale, quindi non so se sorbirmi tutto, ma guarda, li durano pochissimo, allora li guardiamo, cioè per non saperne leggere né scrivere. Comunque ragazzi, finito, bellissimo, sempre bello, sempre bello. Mi raccomando, Flamingo, madonna, spero che non ci sia un eccessivo ritardo da quando ti dico a quando appare effettivamente. Però se succede come penso io, Daniele Dema, un grande doppiatore che però è morto purtroppo. Cazzo, era veramente top, top doppiatore. Faccio in tempo ad andare in cesso o no? No. Zio Pera, eccolo, Maurizio Torresan, tutto, il contadino Maurizio Torresan, è tipo Hideo Kojima. Oracolo Claudio Moneta, beh certo, che poi farà Jack, effettivamente. Aldo Stella, mio padre. Ricordiamo, mi fa ogni anno gli auguri per il compleanno, Aldo Stella, su Facebook. Ogni anno, non ne salta uno, incredibile. Gianni Gaude, sempre Claudio Moneta, omnipresente. Ci siamo quasi. Quando arrivano i testatori, madonna che traduzione veramente.
I tester sarebbero, no? I testatori. Ecco, ringraziamenti. John Goodman. Ah no, Dan Goodman. Ci siamo. E gli alunni del di Rancho Canada Elementary School. Ah, hanno, anche gli alunni hanno contribuito? Ok. Eccoci. Direttore sviluppo, vabbè. Shuei Yoshida, nostro padre. Esperto marketing. Proprietà legale, eccetera, eccetera. Oddio, vabbè. Vabbè, ma perché, Fede? Ma perché? Ma perché? Ma se volevo, voglio vedermi questa scena. Speriamo, guarda, speriamo. Speriamo vada bene. Il preparatori. Vabbè. Meno male che erano pochi. Niente. Tutti, tutti, tutti. Ma non è che si stanno ripetendo. Immagini, è un loop infinito. Però, ragazzi, vi posso assicurare che vale la pena. Vale la pena. Anche tipo antipatico che si sta pisciando addosso, sicuro. Vale la pena. Vale la pena. Questo è un momento che rimarrà nella storia. Se funziona. In collaborazione con Don Flamingo. Va bene. Che poi secondo me possiamo anche saltare, va però. Golden Flamingo è andato via. Come è andato via? Ma mi serve un sostituto. Se è andato via Don Flamingo. Cazzo, gli avevo detto dopo il boss. Se Don Flamingo è andato via, mi serve un sostituto. Qualcuno che faccia partire Dio delle città. Ingegnere del suono. Ma Flamingo c'è. Oh, ringraziamenti. Top, vai. Il sondaggio è pronto. Dai, cazzo. Non vedo l'ora. Oh, no. Europe. Oh, tutti i paesi adesso. Vale la pena. Vale la pena soffrire, ragazzi. Vale la pena. Vale la pena. Vale la pena. Dai, cazzo. Ma poi sono tutti nomi che non, quindi non riesco a, cioè, capo testatori. Testatori, madonna. È vero, qua per ogni, eh sì, adesso mi ricordo, per ogni paese ti fanno vedere tutto. Secondo me si può saltare. Però non lo so se vale la pena, ormai siamo arrivati fin qua. Più che altro non so quanto ancora vada avanti. Che palle. Testatore di localizzazione italiana. Domenico Visone. Forse è l'ultimo. Forse ci siamo. Dai, dai, è l'ultimo questo, sicuro. Tutto il dipartimento, sì, sì, sì. Eccoci. Sì, ci siamo. Pronti. Per tutte le Yaku. Che cosa può essere questo? Snap, aspetta. Sembra che per aprirlo dovremo riempire tutte e 100 le fessure con delle batterie. Ma noi siamo degli eroi, ricordi? Eccoci qua, con le 100 batterie necessarie. 100, eh?
Madonna, quanto mi piace fare queste minchiate. Bellissime. Vai, vai, Flamingo, vai! Bellissimo. Pensavo dovessi di più. Bellissimo. Bravi ragazzi. Grande Don Flamingo, top, top, Don Flamingo, top, veramente. Il cazzo di grande, il cazzo di grande. Il cazzo di grande. Perfetto, sì, sì, dai, è andata bene, è andata bene. Era l'unica cosa che mi premeva, è appunto, era il timing, però l'abbiamo azzeccato, perché ho fatto lo schiocco leggermente prima, in modo tale da anticipare il ritardo della live. Vabbè, ragazzi. Tutti e due, il cazzo di grande, il grande cazzo, tutti, tutti, il grande Gatsby anche. Subito clippare, Perché qua bisogna mettere la ciliegina sulla torta, bisogna chiudere il pacchetto, clippare e mettere su Discord, che questo va direttamente sugli shorts. Sì, da cellulare, vabbè ragazzi, da cellulare è difficilissimo. Allora ragazzi, eccoci, seconda tranche della serata, abbiamo finito l'open goal di Jack and Dexter, la versione più bella, ormai l'ho sempre ribadito, lo sto ribadendo ancora, la versione più bella di Jack and Dexter per adesso, cioè in qualsiasi console, emulatore, proprio la cosa più bella mai esistita per sto gioco. Io passerei direttamente a un altro piccolo meme. No, vabbè, meme no, però attenzione. Abbiamo il pane di Fede Chief, ragazzi, è importante. Tutti fate a casa il presepe, è importante. Allora. Eccoci. Scusate, sto preparando le scene. Mi sto pisciando addosso, ma ne passa la pena, bravo, tipo antipatico. Tipo antipatico mio fratello, veramente. Cioè, per questa cazzata si è prestato anche lui. Scusate, piccolo stacchetto, scusate. Piccolo stacchetto, non potevo fermarmi. Non potevo. Dopo guardiamo la clip. Aspetta, aspetta che non si vede. Allora. Era importante farlo, scusate. Ecco, dovrebbe vedersi adesso, no? Mamma mia! Mio padre! Eccolo! Dopo aver finito Mario Kart 64 si potrebbe fare una bella tier listina delle tracce di il martedì. È vero! Bravo, Don Flamingo! Certo, certo, si fa! Madonna, se si fa! Siete pronti, ragazzi? Aspetta, voglio provare una cosa, scusate. Scusatemi, voglio provare a fare una cosa. Voglio provare a fare una cosa, scusatemi un attimo. Non vi sto non riesco a vedervi, però. Let's go. Ok. Un attimo solo, ragazzi. Ne vale la pena. Ne vale la pena. Allora. Ok, perfetto. Scusate, Vado. Oggi sono in vena di cazzate,
Dovevo. Cioè, era proprio chiamata. Basta, basta, basta. Ok. Ok, a posto. Ragazzi, oggi serata leggendaria. Oggi. Ok, si parte. Ringraziamo Silvio Gunner per la partecipazione. Solo per voi, ragazzi, questo è altro. Ok, dai, giochiamo seriamente. No, 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 allora, non mi ricordo... Bastardo, aspetta, no, non mi ricordo come si gioca, scusate. Non mi ricordo come si gioca. Guarda Luigi da fiero col pallone che è diventato tridimensionale, che prima era bidimensionale, vabbè. Allora, com'è che era qua la derapata? Perché un po'... è un po'... Vabbè, c'è Fede Chip, qua mi può dare una mano. Vabbè, anche meno... niente. È un po' diversa qua la derapata. Appena si riprende che avrà avuto l'infarto. Siamo secondi? Oddio, come? Cosa? Siamo secondi? No! Non mi sembra. No, io non so giocare benissimo, questo. Però... Ecco. Suka! 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 Lo Yoshi, bastardo! Maledetto! Io pensavo da piccolo che facendo questa cosa, tra l'altro, il personaggio andasse più veloce. In realtà no, è solo la telecamera che si mette dietro, però ti dà l'impressione di essere più veloce. Cioè, vedi, non so, è una derapata strana quella di Mario Kart 64. Bombardazio. Nelle curve larghe non la usare tanto. Ok. Questa è media. Mamma mia, ragazzi, sono veramente un coglione, scusatemi. Devo prendere un po' la mano, è da millenni che non ci gioco, proprio millenni. Millennials. Eccoci, Piero, così ghost. Guarda, io potrei chiudere qua la live, io sono contento così, guarda. Per me va bene, invece no, si fa il Grand Prix, e dopo si fa Crash to Insanity, capito? Capito? Momento altissimo. Ma sai perché mi è venuta in mente questa cosa? Perché oggi... Vabbè, l'ho scritto tra l'altro su Discord, però lo dico a tutti... vabbè, mamma mia. Porco due anche, no? Mamma mia. Immagini un bel bestemmione al posto del mamma mia. Porco... No! Lo dico agli altri, stavo dicendo... io volevo mettere le texture in HD di appunto di Mario Kart 64. Per provare a mettere queste cazzo di texture, ovviamente, per prova, dovevi avviare il gioco. E come prima cosa, ovviamente, fai il primo Grand Prix che ti viene in mente, cioè che ti viene sopra messo, selezionato, e fai il primo. E il primo c'era la colonna sonora del primo circuito. Quindi io ogni volta, per provare, ho provato 40 minuti, ragazzi. 40 minuti nel sentire sempre la stessa colonna sonora, che è quella di Scherzi a Parte, praticamente. E quindi mi è venuto in mente perché mi è rimasta in testa fino in questo momento. Fino a questo momento. Porco du... No! Aspetta, adesso vi leggo. Vabbè, ma dai, ma cosa c'era? Ma lei va in giro col lenzuolo, mi scusi, dai. Cos'è che mi ha colpito? Che bello, cioè veramente, Mario qua è un sadico bastardo quando colpisce qualcuno, perché sentite la risata che fa, proprio cioè, proprio non gliene frega un cazzo, Cioè lui crea incidenti, cioè ricordiamo questa cosa.
Guarda, guardalo. Mamma mia. Sei terrificante. Non lo vorrei come amico. Ma perché si è buggata la... Ma solo io non la sento. Si è buggata la colonna sonora? Vabbè, tanto che ce frega, abbiamo vinto. Ma almeno non farlo a 150cc. Vabbè, Flamingo, ma tu stai parlando con uno che non sa giocare, dai. Con chi credi avere a che fare, tu. E comunque bisogna fare tutto, quindi anche 50cc. Come mi insegna anche il nostro amico Ray Rich. Se un giorno porterai Pokémon nero o bianco ogni volta che combatti contro il Team Plasma, voglio che parta la versione... certo, lo faremo presto. Allora, annuncio ufficialmente. Bella questa pista, non ironicamente è bellissima questa. Annuncio ufficialmente, ogni cosa che è Silvio Gannabile sarà fatta. Sarà fatta. Si prenderà proprio il video YouTube così come abbiamo fatto prima e via. Okidoki. Come si cambiava la visuale? Si poteva cambiare visuale? Qual è il tasto? Vabbè, sti cazzi. Toh. Fatte a fare in culo proprio. Yoshi del cazzo, veramente. No, ma come? Ma dai, ma che senso ha? Ah! Vabbè. Cazzo, che culo. Qua tra l'altro ci sono i Mimic, i cubi Mimic più stronzi della serie, perché veramente non si capiscono qua. Cioè, è veramente difficile capirlo. Non so se ci sia proprio qualcosa per capirlo effettivamente. Solo la disposizione, cioè se li vedi che sono isolati, capisci che sono Mimic. No, cazzo, dovevo lasciarmene uno, vaffanculo. Ah no, era quello... vabbè, no. Non me lo potevo lasciare... vabbè. Cazzo. Ti sta bene. Guarda, non mi fare dire parole. No, Dio. To. Eccoci. Allora, uno lo uso qui. Uno mo tengo. Mo teng, straight mo teng. Aspetta. Ecco, uno lo uso qua. E l'altro lo volevo usare... vabbè, no, vabbè, sti cazzi, che me ne frega a me. No. No, col cazzo, non mi fido a tagliare. Oh, dietro al culo? Signor Maggi, le sembrano tartufi? Signor Maggi, eh? Sono tartufi questi? No, ma come? Ma figli di puttana! Maledetti! Vabbè, ma vai a fare in culo, va, dai! I paguri! Ma i paguri, cazzo! Dici che è per quello, Wullap. Ma questa pista c'era anche su Mario Kart 7. Serre. Vabbè. Don Flamingo. Adesso Dio delle città lo puoi mettere ovunque. Dappertutto. Non batterà mai quel momento ormai. È segnato. Anzi, io lo toglierei proprio. Perché ormai credo si sia raggiunto l'apice di questo sound alert. Impossibile fare meglio. Sì. Madonna. I Virgin che si sono messi là ad aspettare le Chad che passa nonostante passi anche il treno proprio.
Sì, guardali, guarda, sempre loro, tra l'altro. Effetto elastico totale, guardali. Devi morire. Shoot. No, ma come, lisciato così? Vabbè. Sì, va. Non avete aspettato il treno? No, vabbè, cazzo. Vabbè. Tra l'altro nella mappa non spunta quando passa il treno. Ciao tipo antipatico, grazie per la compagnia. Ciao carissimo. Che ore sono? Minchia. Pensavo fosse più... Invece no. Che bellissimo. Ciao Vapula. Madonna Vapula, ti sei perso una roba, cioè... Questa è da recuperare. Cioè, tutte le altre live, non ti preoccupare, Vapula. Non ti preoccupare delle altre live. Questa live qua, da recuperare, ti sei perso una caterva di roba. Veramente, veramente. I ragazzi ti possono confermare. Oggi top live. Live del secolo. Momenti altissimi. Mi sto divertendo come un pazzo, Vapula. Comunque, bentornato. Come stai? Stiamo facendo un po' di Mario Garziano qua, perché c'è il nostro amico Fede Chief, nonché il nostro moderatore Fede Chief, che è il pane, è il suo pane, cioè è il gioco della sua vita. E quindi, visto che piace anche a me, ho detto perché no? Perché non dovrei farlo? E quindi lo stiamo portando in live. Ovviamente non faremo tutto subito adesso, anche perché abbiamo fatto Jack and Dexter poco fa, finito, tra l'altro. Vabbè! A 50 cc io qua faccio il bulletto. Se mi state facendo mangiare un tozzo di panno dalle mani, non me lo togliete. Perché avete fatto un oltraggio a Dio. Sempre. Cosa stavo dicendo? Sì. Dopo faremo Crash to Insanity, lo finiremo anche quello. Però voglio fare almeno una coppa, due coppe. Adesso vediamo. No, vabbè, dai, facciamo un'altra. Dai, facciamo un'altra coppa. E dopo passiamo a Crash to Insanity. Così, il varietà. Il varietà del garagino. Cambiamo le carte nella tavola. Guarda lì fieri, con la mappa di Super Mario 64. Aspetta, devo recuperare un po' di messaggi, aspetta. Questa pista c'è anche su Mario... Ok. Sì, anche CQ di Luigi... Ah, ok, stava rispondendo a tipo antipatico, c'è sul 7. Anche quella della fattoria di Super Mario Kart DS. Pure la pista è sul 6, vabbè, massimo esperto. Hai preso l'oggetto pinto, me ne sono accorto. Nel remake su Mario Kart 8 il terzo giro su questa pista te lo fai sulle rotaie del treno. Madonna, che figata. Io purtroppo non ci ho giocato ai DLC, dovrei recuperarli. Ero al lavoro, sto girando a salutare un po' a chi resiste a questo... Vapula, qua mi trovi a nozze. Io il giovedì, quando faccio le live serali, io... Guardalo, fiero. Sono come Mario. Quando faccio le live serali, almeno fino a luna, tiro avanti. Mezzanotte e mezza, così oggi non, purtroppo non riesco a fare tardissimo perché mi devo svegliare presto domani. Vabbè, grazie, arrivederci, voglio fare l'altra cosa io. Ok, sempre 50 cc, certo. Ah, tra l'altro non c'era, si è buggato il coso, vabbè. Niente, non mi fa vedere Mario, vabbè. Select map, flower, yes. Bello, qua c'è la Salerno Reggio Calabria, ragazzi. Eccola qua. Bellissima. Mai vista così sgombera. Vabbè. Sbaglio sempre a partire. Eccoci. No, comunque non ironicamente, questa è una delle mie piste preferite di sempre. C'è in Mario Kart 8, sì, mi sembra, sì. L'hanno messo in Mario Kart 8, là proprio la sua versione migliore, ovviamente. Come tutte le piste di Mario Kart 8, sempre la versione migliore. Veramente, è una delle mie preferite in assoluto, è veramente fichissima. Proprio perché è semplice e soprattutto c'è il traffico, quindi... C'è questa dinamica qua del traffico, come, diciamo, barriera naturale... Mi è sempre piaciuta sta cosa. Che ti rompano il cazzo in strada. Cioè, è bellissima.
Poi ha delle curve semplicissime così. C'è proprio una bella strada, proprio la Salerno Reggio Calabria proprio. To in faccia, maledetto. Guarda il pandino, guardalo. Ragazzi, a 50 cc mi rendo conto che è un po' noiosi. Vabbè. Mi rendo conto che è un po' noiosino, però per fare le cose per bene bisogna iniziare da qualcosa, no? Il remake sull'8 c'è. Ok, top. È sburante di questo, sì. È vero, è bellissimo. Hanno aggiunto un sacco di cose. Hanno aggiunto anche il fatto di andare sul muro. Cioè, quindi rende la cosa leggermente un po' complicata, come giusto che sia, perché così è anche fin troppo semplice. Però rimane la semplicità, cioè, nonostante le cose che aggiunge, comunque rimane una pista semplice, ma non semplice nel senso di difficoltà. Proprio come costruzione, cioè sono due curve, praticamente due curvoni, un 8, cioè un 8. Cioè, più semplice di così, veramente. Comunque, diceva Fede che non conviene fare la derapata nelle curve larghe. Quindi, praticamente noi stiamo facendo una passeggiata di salute. Come lo sentite la musica, ragazzi? È troppo bassa? Io la sento bassina. Non so voi. Sento un po' bassina. Non lo so. Wow. Un po' bassa, vero? Perché si sente bassa? È vero che qua non ci sono le opzioni. Vabbè. Non so. Dopo controllo. Fammi finire la gara. Io sento tanto il rumore dei kart. Forse ho fatto casino quando ho messo la Royal... No, cos'era? Il Raceway. Oddio, merda! Ok. Secondo me è premuto uno dei dorsali, quello che abbassano la musica. Eccoci. Sì. Ma vaffanculo, va! Testa di cazzo, però! Testa di cazzo, minchia! Ma dai, ma non posso perdere così, io, dai! Ma dove siamo? Ma dai! Ma che cazzo è? Ma ero lì, ero! Vabbè. Vabbè, comunque, ragazzi, non è un problema il fatto della musica. Tanto poi bisogna rifarlo a 100 cc, quindi la musica la si sente. Vabbè. Niente. Eccoci. Questa l'ha anche coverizzata a Game & Sound, questa. Bellissima. Oh! È tutta un'altra cosa con la musica, direi, no? Non pensavo ci fosse il dorsale che abbassa la musica, ma cos... Ma è nel gioco originale questa cosa? Ma come mai? Come mai hanno inserito questa meccanica così particolare? Vabbè. Zio porco. È andato nell'iperuranio. Cazzo. Anche questa pista è figa, mi piace. Qua forse devo fare la derapata, mi sa. E niente. Figlio di puttana. Guarda che non è facile, eh. Rigiocateci adesso, ragazzi. Fidatevi. Se ci rigiocate adesso, non è facile. Non è facile il gioco, proprio. E siamo a 50 cc, che è praticamente la versione facile / normale. Poi vabbè, sono io rincoglionito. Sì, vabbè, sì, ciao. Sei tu tedesca. Niente, abbiamo perso. No, sto giro proprio male. Toh, beccatelo. Suca.
Ma che cazzo? Ah, perché? Perché ha beccato il guscio blu e quindi esulta. Oh, maledetto! Avete visto? Luigi bastardo! Si era fermato lo stronzo! Cazzo, secondi. No, 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 non esiste. Bono, assoreta! No, 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 no! Oh, Luigi, hai rotto il cazzo con ste banane. E di che mi sono mangiato tutte ste cacchio di banane. Ok, 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 vabbè. Oh, tutti che si infortuniano comunque, eh? No, dai. Non può, dai, 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 cazzo. Non è possibile. Mamma mia, che giocata di merda. Toh. Figli di puttana. Vabbè, niente. Niente. Forse i punti sono ancora... Non lo so. Forse sono ancora in testa i punti. Comunque la musica dei risultati è il Maurizio Costanzo Show. Vai, vai, vai. Mettimi il link, Fede. Così non devo cercarlo. Che lo mettiamo alla musica dei risultati. Ma tu dici quelli totali, i risultati totali? O questi? Cioè, quelli a fine... Ah, questi? Ah, ok. Allora dai, dai. Lo facciamo. Oh! Madonna, la odio sta cosa. La odio sta pista. Non mi che merda, non mi piace. È proprio una merda. È proprio schifo questa, eh. Non si capisce nulla. Comunque devo imparare a fare le drapate. Ma non mi ricordo nei risultati quanto sia... Oddio! Le rocce poligonali. Siamo primi, secondi? Non mi ricordo. Cioè i punti, quanto stiamo... Stiamo vincendo? Stiamo perdendo? Porco due. E niente. E niente. Vai. Ma come fa? Come fa a raggiungermi? Boh, sta cosa è incomprensibile. Todd 18 punti, tu 9. Come? Cosa? È gravissima sta cosa. Quindi Todd deve arrivare terzo e io primo d'ora in poi, giusto per vincere. Figlio di troia. Scusate ragazzi. È una certa ora, concedetemelo. Concedetemelo. Vaffanculo, merda. Scusate. Scusate, concedetemelo, veramente. Poi Mario Kart... I giochi di carte in generale, i giochi di corse, fanno uscire il peggio di me. Forse peggio, cioè, peggio dei picchiaturo, dei picchiaturo, dei picchiaduro. Non mi fanno neanche parlare, cioè, figurati. Dai, ti aspetto. Ti aspetto, ti aspetto. Cazzo, ragazzi. Ci siamo, ci siamo. No, 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 no. No, no, figlio di troia, no! Vai a fare in culo! Secondo però è arrivato. No, merda. C'è la pubblicità. Maledetto, maledetto. No. No, ma c'è... Ma no, aspetta. Tutto sbagliato. Tutto sbagliato. Lo rifaccio meglio dopo, scusate.
I risultati ascoltati bene tu. Lo so, ho sbagliato. Perché ho cliccato e è andata avanti. Lo faremo dopo, per bene dopo. Ma quindi quanto siamo adesso? Siamo ancora secondi? Eccoci, uno dopo l'altro. Bella questa pista. No, 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 no. 1980. No, no. Qua ci stava a mettere di nuovo quella, eh. Qua ci stava a mettere di nuovo quella, però non l'ho fatto. Ok, concentrazione, siamo primi. Niente, Todd deve rompere la minchia. Todd deve rompere la minchia, veramente. Dai, dai, qua è bello per allenarsi con le derapate, eh. Fichissimo. Perché ci sono le curve giuste, guarda. Guarda che figo, guarda. Bellissimo. Ah, suka. No, non l'ha preso. Ok, eccoci. No, merda. Ma come terzo? Quarto? È precipitato tutto. Era abbastanza safe io. No. No, vabbè. Dobbiamo arrivare primi. Cioè, non c'è altro modo per vincere. Vabbè, ma che culo che hai. Todd del cazzo, veramente. Ehi, vabbè, dai. Ma come fa? È impossibile. Si rifà. Sì, lo so, Vullap, lo so, sono una merda, lo so. Cazzo. Concentrazione, qua non posso perdere. Comunque dai, meglio che abbiamo perso, così lo si rifà per bene. Cazzo. Ok. Niente. Non si possono prendere quei cubi del cazzo. Ah, ecco. Ah, ok. Ci sta. Ah, ci sono. Vuol dire quello? Ok. Infatti non capivo. Pensavo fosse la cilindrata, ma. Ho sbagliato? Niente, la banana non l'hanno presa. Oh, Luigi comunque ha un problema serio, eh. Guardalo! Vabbè, ma come ha fatto? Ma dai, ma di che parliamo? Ma che IA è? Ma è potentissima! Ma perché sono così forti? O io che sono così stronzo? Ah, non si possono tirare indietro. E io faccio così, allora, vai, rimbalza! No, non è. Non l'hanno colpito. Improvvisamente Donkey Kong. Ma da dove è uscito? Non è mai stato così avanti nella classifica. Ma da dove è uscito? Da dove è uscito Donkey Kong? Scusate. No. No, l'ultima curva, zio cane! Sì! Stavolta l'ho messa.
posto. Content creato. Ma basta. Ok. Attenzione, siamo arrivati secondi. La transizione su casa Menello, infatti. No, secondi mi sa, eh. Mamma mia. Eh sì. Vabbè, dai. È capitato. Che dobbiamo fare? Gli ultimi saranno i primi. Adesso, ragazzi. Mamma mia, che brutta! Aia, che cosa brutta, aia. Uzio, no. Brutta, cazzo. Dovrebbe essere d'oro. Congratulation, il cazzo. Vabbè, andata così. Boh, ragazzi, il varietà. Da questo, bello così, dai. Vabbè, però si perde tutta la cosa della retro, cazzi, vabbè. Ok. Il varietà, ragazzi, incredibile. Si passa da questo. Si passa a Crash. Ok, allora, vediamo se riesco a scrivere. Chissà quali altri bug troveremo questa sera. Chissà. Ok. Eccoci. Come al solito, la categoria non funziona, vero? Vediamo. No, non funziona. Vabbè. Allora, dove eravamo? Che bello, queste veramente uno stile veramente azzeccato, quello delle di queste illustrazioni, bellissime, bellissime. Carica partita. Ah, eravamo, oh bello. Qua c'è la colonna sonora più bella di tutti i tempi, mi sembra. Mi sembra di capire che ci sia la colonna sonora più bella di sempre. Attenzione. Bello questo aspect ratio variabile. Eccoci, sentite? Guarda che bello. Si sente un po' poco. Senti. Bellissima. Sembra uscita da un film di Tim Burton. Bellissima. Non ironicamente bellissima. Ciao tipo antipatico, è tornato improvvisamente. Sono tornato per una domanda. Vai, dici. Faccio un giretto, fate i bravi. Vapula. Non ti preoccupare, siamo sempre bravi. Ok. Andiamo avanti intanto. Ah, questa è la parte preferita di Vullap, mi sembra, no? Eccoci. Remake. Nipote. Qualcosa. Pensa, Cortex, pensa. Ancora, la stessa minchiata. Ma come faccio a salvare la grip di Dio delle città? Ma è stata già salvata, credo, no?
Non serve che tu la... Cioè, a salvare... Ah, tu dici salvartela? Un po' complicato da spiegare. Dovresti andare nelle... Dovresti andare nella pagina delle clip. C'è proprio il bottone con scritto salva. Oddio, ragazzi. Qua bisogna prendere le gemme. Porco due, porco. Qua mi tocca fare il save state. Sì. Ogni volta che si fa. Oh, ragazzi, purtroppo. Capita di fare queste cose. Salva stato. Ok, scusate. Anche questa non scherza, ma non... La colonna sonora di sto gioco è inattaccabile, ragazzi. Sono tutte belle. No, zio, stradio. Mi devo concentrare. Ok, quella l'abbiamo presa. Questa è un po' difficile da prendere, effettivamente. Senti come grida. Perché dovresti fare... No. Allora no, ho sbagliato tutto. Devi farlo all'inizio. Devi farlo all'inizio. All'inizio direttamente, sì. Devi farlo all'inizio. Cazzo, meno male. Cioè, poco male però. Perché avevo... Eccoci. Avevo Aku. No, mi devo concentrare, ragazzi, è un casino qua. Cioè, veramente... Perché devi andare... Aspetta, proviamo a fare... Così! Sì! Aspetta. Salva stato. No, ragazzi, io faccio sta roba perché sennò... Non ne usciamo, ve lo dico. Oh. Oh. Vabbè, buggato tutto. Niente. Vaffanculo. Ah, è incredibile come tutto possa andare a fanculo. Pazzesco. Uno non può neanche salvare. Nessuna risposta. Jack, tutto perfetto. Vabbè, oh. Hai ragione. Che te devo dire? Hai ragione. Che fate? Aspetta. Meno male che abbiamo salvato, forse. No. Ragazzi, non ha salvato un cazzo. Sono riuscito a salvarla mandandomela a me stesso su WhatsApp, vabbè, come il 90% delle cose che sono insalvabili, si fa così. Mario Kart tutto perfetto, Crash è una merda, vabbè, ma questo Crash qua, Fede, cioè questo Crash è proprio una merda e quindi si porta dietro i Crash. Capito? È quello il disco. Cioè, non è che è perché è Crash. È questo Crash il problema, serio. Ha un sacco di problemi, tra cui i salvataggi. Cioè, non si può fare quella cosa che sto pensando. Che frana. Che frana. Sto gioco che frana. Porco due, oh. Non ne azzecca una. Zio cane. Ah, ok, almeno. Corri per salvare cazzi, ok. Vabbè. E devi morire. Aspetta, proviamo a prendere l'altra prima di... Niente, impossibile. Questo cresce anche l'ira di Cortex, effettivamente, però almeno questa ha personalità, capito? Il problema è tutto il resto, cioè il lato tecnico.
di sto gioco. Ok. Dai, zio Pera! Però ce l'ho fatta, però l'abbiamo presa. Però l'abbiamo presa. Questo è l'importante. Ehi! Ma poi perché sono qua questi? Cosa ci fanno qua? Cosa girano? Cosa fanno? Cosa cercano? Ma perché sono lì? Ok. Stiamo calmi. È proprio, è morto come un tronco proprio. Madonna. Impalato così in verticale. Però fa ridere, dai. Cioè, è bello anche per questo, dai. Cioè, quali altri giochi sono? Cioè, gli altri giochi sono perfetti, capito? Sono fatti bene. Questo no, questo è fatto male, per cui bisogna comprendere questa cosa. Eccoci. Oh, finora a posto, eh. Quante ne mancano? Siamo a metà. Aia, porco Giuda. Ti piace questa regia che t'ho fatto? Aspetta, no. Non dovevamo andare di là, forse? No, non prendere il checkpoint. Eccoci. Vabbè, impossibile controllarlo. Allora. Ok. Te la rifaccio, eh. Perché noi dobbiamo andare di là, ma di là? Come cazzo si fa ad andare di qua, scusate? Niente. Come si fa ad andare di là? Ecco due. Perché c'è il muro di TNT, ma è un problema quello. Come fai? Ragazzi. C'è una maschera da prendere. Provo a dormire per davvero che ho salvato la grip e sono soddisfatto. Madonna, tipo antipatico veramente. Cioè non riuscivo a dormire per sta cosa. Dove stanno nito sulla destra quando parti dal checkpoint. Ah, questa. Ok, l'ho vista. Madonna, ma bisogna fare veramente così per prenderla? No, ho sbagliato. Porco Giuda, porco. Ok. L'ho presa? Io non capisco perché non la vedo. Spero di sì. No, ragazzi, non funziona così. Ma poi le esplosioni, scusa, Aquaku ti protegge con le esplosioni? Vabbè. Vedi che ce l'abbiamo? Senti Aquaku? Noi ce l'abbiamo di default, eh? Vedi che non la prende? No, non c'entra, ragazzi, non c'entra Aquaku. C'è proprio una cosa da fare. Cioè, è incomprensibile. Cioè, potremmo stare qua tutto il giorno. Cioè, tutta la notte. Vabbè. No, no, non c'entra. Allora. Esatto, col buco per evitare le TNT. Qual è il punto esatto?
Ah, aspetta, aspetta, è quello in alto a destra? Vabbè, ma che diabolico, veramente. Vabbè, ma zio porco. Gioco de merda. Allora. Ma è... Boh. Come fai? Come fai? Il banco con le rotelle proprio. Come fai? O a destra o a sinistra, Scappellamento a destra. Non credo tu possa. No, no, ha ragione Bullup. Anch'io mi ricordo una cosa. Oh, porco due! No, devo stare calmo. Ma vaffanculo, basta. 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 Vaffanculo, non mi interessa. No, quella la prendo però. No, basta. Rinuncio. Sono rotto il cazzo. Qua posso però. Qua sì. Ah, ma cazzo, ragazzi. Ah no, una. Era lì? No, ti immagini era... Era una scammata! L'ultima non è lì! No, ragazzi, se è una scammata mi ammazzo! No, ragazzi! No, palesemente continua! Palesemente dopo! No! No, niente! Persa per sempre? No, eccola! No. Ma cazzo è? Oh, là c'è il cristallo. No, non la vedo. Beh, sti cazzi. Non ho visto la mappa dell'altra discesa. Sì, palese. Credo che la mappa sia davvero copiata e che quindi ci siano i TNT per bloccarti. No, vabbè. No, però ne abbiamo dimenticato. No, vedi? No, ne abbiamo dimenticata una. Vabbè. Ritorneremo. Come diceva. No! Ci ritorneremo dopo. Ci ritorneremo. Vabbè, guarda. Ormai. Oddio! Ah no, riparte da qua. Ma perché? Ma fammi ripartire da qua, ma perché devi farmi ripartire da là? E vabbè, guardiamo sta cazzata, dai. Oh, ci possiamo tornare effettivamente perché è dopo l'hub centrale. E quindi è facilmente raggiungibile sta discesa qua. Quindi effettivamente se dobbiamo fare il 100% non è ancora detta l'ultima parola. Possiamo ancora farcela. Visto che ce ne manca uno, mi darebbe fastidio finire il gioco con una mancante. Sempre. Ci mancherebbe altro, guarda, che non mi autosalvi le cose. Eccoci, bella sta... Eccoci. Questa è l'area più grande del gioco, credo. Piena di cazzate da fare. Cominciamo. Questa è la prima minchiata. Allora, bisogna prendere le palle... E attivare le cose. Bisogna stare attenti però, perché effettivamente tutto quello che vedete si comporta allo stesso modo delle altre cose di sto gioco, cioè non funziona bene. E quindi bisogna assecondarlo. Capito? Capisci cosa ti sto dicendo? Capisci? Che qua ci potremmo stare ore? Lo capisci? Madonna, madonna. Niente. Sì, ma veramente, Fede. L'ho beccato? No. Ma cazzo! Oh, là.
L'ha fatto Bernardo Brutti. Ah, ok. Non sapevo. È uno sviluppatore? Si risalva, vero? No. La troia, porca. No, io sto qua, eh. Non me ne frego un cazzo. Cioè, io... Sto gioco deve essere punito. Cioè, non può andarsene così. No, cazzo. Poi una vita per respawnare. Ma che cazzo fai, guarda. Dai! Vabbè. Ma poi una precisione chirurgica ci vuole. Vabbè. Oh. Cioè, impossibile sbagliare. Incredibile. Se si muore, pena la morte cerebrale proprio. Attenzione, non è finita qua. Ti piacerebbe. Ah, aspetta, siamo dei coglioni. Sembrava facile. Siamo dei coglioni. Guarda, guarda clippato qua, guarda. Guarda, guarda. Guarda. Guarda clippato, guarda. Che schifo. Ma neanche l'editor più... più brutto veramente ti fa ste minchiate. Cioè, ok, bisogna portare la palla. La palla, la palla. No. Mamma mia. Cioè, guarda che cosa mi tocca fare. Vabbè. Uno sterco raro. Potete anche sincronizzare con la piattaforma di là. Perché sennò se vai troppo lungo... Cioè, tipo... Ma zio porco, veramente, guarda. Oh Gesù, mamma mia, che palle sta parte. Cos'è che è esploso che mi ha fatto rimbombare la... Ma perché siamo? Che senso? Cos'è? Domanda esistenziale improvvisamente? No. Oh ragazzi, io mi sto rompendo il cazzo, cioè... Ci provo un'altra volta, ma... Vorrei anche andare un po' avanti. Ok, frena, frena, frena! No, 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 no! Ok, ci siamo. Adesso la parte difficile. Cazzo, fammi salire, però! Ok. Era meglio fare il trofeo stella. Lo so, Fede. È che voglio finirlo sto gioco. Non ce la faccio più. Lo voglio finire il prima possibile, veramente. Non ce la faccio più. Foto di famiglia, dove sta composto a tavola, dovevo andare a scuola, ma dico, è vita questa. Sì. Senti, vai avanti e basta. Tanto già hai lasciato un diamante, ma quello si può riprendere, Bullup. Quello si può rifare, eh. La gemma, poi, il diamante. Vabbè, porco due! Flamingo, zio cane!
Boh, andiamo avanti, basta. Non si merita al 100% sto gioco, basta. T'ho rotto il cazzo. Andiamo avanti. Ecco qua, il Mister Napoli. È proprio lui. Il dottor Napoli. Ok, e lei sta così. Ehi, hey, aspetta, guarda, bello. Ah, top. A posto. E lei sta così, qua. Cioè. La nipote Napoli, sì sì, è vero. Giustamente. Basta, questo è il ruolo. Cioè, ricordiamo che abbiamo giocato un intero livello con lei. Cioè, ci siamo affezionatissimi, bellissimo personaggio. Relegata qua, anzi legata proprio, basta. Non dice niente e rimarrà qua. Fino al finale. Eccoci. La nipote si chiama Enna. Va bene, Fede, va bene. Io non so più che dire, guarda. Da nascondersi proprio. Da nascondersi ormai, cioè, non capisco. Attenzione, arriva la genialata. La genialata riciclata. Madonna, che bella sta colonna sonora. Senti, senti come pompa, senti. Guarda, guarda. Ma come? Ma arriva... Ancora. Vabbè, ragazzi. Io non ce la faccio. Non posso continuare così, veramente. Lezzo proprio. Penzola, porca troia. Bella, la colonna sonora però è bella. Mamma mia, la colonna sonora è la cosa migliore di sempre. Peccato, peccato sto gioco. Che peccato questo capolavoro poteva essere. Mamma mia, che bella! Mamma mia, che spettacolo! No! Madonna, che culo! Di un ninino, di un ninino! Ok. Ritorna, ritorna. Aspetta, vediamo, attenzione. Attenzione. Ah no. Non si ferma, non si ferma, non si ferma stavolta. Cioè, impossibile inseguirlo. Bisogna buggarsi, cioè. Impossibile inseguire una persona. Bisogna girare su se stessi a un certo punto. No. Boh, veramente. Cioè, se lo programmavo io, probabilmente ci sarebbero stati meno bug. Beh, oddio, non lo so, però. Magari il gioco non usciva proprio. Ok. Ancora, eccolo, eccolo. Chissà, si buggerà di nuovo? Si buggerà. Non riesce a fare i gradini. Ah, attenzione, qua è un po' difficile, eh. No, cazzo. No, non devo fare l'ultima. Quante clip, raga. Dopo le guardiamo.
Buonanotte Flamingo, grazie. Adios, buonanotte, buonanotte carissimo. Ci sentiamo su Discord. Eh sì, l'ultima bisogna lasciarla. Cioè, una grande variabile. Ok. Attenzione perché qua c'è una gemma. Vabbè, scusa Cortex, c'è la gemma. Attenzione, si bugga di nuovo? Ormai è fisso, eh. Eh sì, si bugga di nuovo. Ah no! Ah sì, era l'altro gradino. Scusa, prendiamoci avanti. Ah no, non si può perché c'è... vabbè. Guarda Cortex con le braccia tese. A un certo punto devi fare sta cosa col cannone, vabbè. Ma perché il cannone? Non c'era bisogno. Non c'era bisogno di mettere il cannone. Ma se provi a fare il doppio salto... ho capito cosa dici, ma... non vorrei provarci. Cioè, potrebbe funzionare, ma... mamma mia, che capolavoro. Eccoci. Boh, ragazzi, finiamo. Veramente, manca pochissimo alla fine. Vieni! Manca credo, un'area. Sì. Perché se non facciamo queste cazzo di cose con le palle, che ormai al 100% non ce ne frega una mazza, giusto? Sono tutti dei mini enigmi, dai, proviamo almeno una volta ciascuno, dai. Tanto per... perché mi piace, non mi piace scammare così, cioè... non lo so, mi dà un po' fastidio, quindi almeno provarci. Aspetta, qua... qua c'era un bug. Aspetta, scusate. Qua si poteva prendere questa. Merda. Vaffanculo. Vaffanculo. Vai a fare in culo. Vai a fare in culo. Schifo. Non faccio i tuoi giochetti della minchia. Ma scusa, potevamo fare così anche per quella? No, raga. Io vado a riprovare. Si può tornare indietro? Si può tornare indietro? Di là dove si va, scusate? Ah, qua c'è il coso. A me farebbe piacere rimanere per il boss finale. No, Vullap. Quello che ho proposto io, tra l'altro, certo. Ma ah, cazzo, oh. I tempi sono questi, Vullap. Certo, certo. Buonanotte, buonanotte, grazie, Vullappone. Dai, ti recuperi la live. Ti recuperi la live. Buonanotte, buone botte, mi raccomando. Dove si andava qua? Ah, si torna indietro da qua. Bene. Ah, quella è una cazzata da prendere. La prendiamo subito. Purtroppo avete visto, cioè... arrivederci. Cioè, non è così semplice prendere ste cose. Zio Pera. Però... tu dici, vabbè... a posto. Questo è l'enigma. Minchia, un caricamento infinito?
Ah, perché ha caricato? Ah, perché è tornato qui. Vabbè, mi sembra un po' troppo. Ok. No, qua è fatta proprio apposta. Qua ci vuole la palla. Ci vuole quella palla, esatto. Vabbè, ma non dovrebbe essere troppo difficile, questa. Basta avere una buona mira. Eccoci. Dai. Ci stiamo riprendendo col 100%, eh. Allora, facciamo così. Se riusciamo effettivamente a prendere quella che ci mancava prima... Sono rimasto io. Luigi il pugilista. Se... oddio, questa era quella nascosta. Se riusciamo a fare quell'altra... Che ore sono, madonna? Sai che non facciamo il boss finale, toh. Si è salvato Wullap. Non lo finiamo stasera. Però voglio fare almeno... un po' di gemme. Stacchiamo tra... alle mezza stacco, perché so anch'io sono morto, domani mi devo alzare presto, porco due. Facciamo che... lo fai il martedì, sì, infatti. Oh, cazzo, ma dov'era quella nascosta, zio cane? Non era di qua. Era qua? È qua? Cioè, altre parti non ne vedo. Era questa, no? Boh, assurdo. Ma non è che è qui sopra? Con lui in call, certo. Effettivamente è vero. Tutto un altro sapore, tutto un altro flavor. Boh, raga, io non so... non so che dire. Non riesco a trovare il cazzo. Forse qui? No. Forse qui? No. Io mi ricordo che era qua nascosto da qualche parte, ma non so dove. Niente. Beh, senti, lo vedremo dopo. Ok, prendiamo quella. No, là cosa c'è? Là ce n'è un'altra, madonna. Quante ne mancano, scusa? Ah, perché sono diverse. Pensavo fosse un'unica, un unico mondo. Invece sono separati. Allora, beh, pace qua, sono tante, eh. Vabbè. Niente. Devo fare il pallonetto. Devo fare il Ronaldinho Soccer qua. Ma cazzo. Aspetta, provo a far così? No. Ma senti. Se faccio così. E devo aspettare il caricamento, giustamente. Ah, zio ca. Ah. Oh, meno male. Questo rimane ancora un mistero su come... su come attivarlo, quel blocco. Mamma mia. Mi conviene prendere il checkpoint di là comunque, eh? Così se dovessi morire ancora... anzi, non se, quando morirò ancora... Però il problema è che non so dove sia il checkpoint, capito? Capito? La questione qua. Abbiamo 10 minuti, dai. Guarda, guarda che riparte la cutscene. Mamma mia, che disastro di gioco, veramente.
Che disastro, che disastro, che disagio anche. Allora, il momento della verità. Secondo me si può fare, cioè se l'abbiamo fatto prima con quello, secondo me si può fare, dai, sì. Basta solo mettersi bene. Cazzo. Mamma mia. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Mamma mia, che disastro. Io me lo ricordavo. Cioè, io me ne ricordavo uno specifico, ma non mi ricordavo che tutte fossero così. Vabbè, vabbè. A caso. Che disastro. Ma come si fa a lasciare un errore così? Dai. Buono. Siamo a metà qui, mi sembra. Sì. Allora, ce n'è una qua sopra che non so come raggiungere. Effettivamente. Forse devo fare il giro. No, la cutscene. No, 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 no. Non attiva... vabbè. Impossibile saltarla. È fondamentale guardare tutto. Va bene. Ok. Poi è tutto vuoto. È immensa sta mappa, tutta vuota. Eccoci. Ah, bene. Ah, oddio, forse quella non riusciamo però, eh. Quella non si riesce perché è sopraelevata. Mi ricordo i livelli di cosa, di... Eh no, col cazzo. Come fai? Cioè, posso provare, ma... No, no, no. Deve esserci l'impatto. Mi ricordo i livelli di Sunshine. Queste piattaforme. Quelle... Come si chiamano? I livelli senza Splack. Splackless. Come si chiamano? Vabbè, top. Questa era facile, dai. Questa ci stava, effettivamente. Ok. Manca quella dall'altra parte che non so come arrivare perché... Ok. Oddio, forse devi fare il giro di qua? No, c'è l'albero. Si può fare una cosa del genere forse? Ok. Ormai lo sto rompendo completamente. Si vede che è l'ultimo livello, è uno degli ultimi livelli. Ah! Ma non dovresti proprio esserci tu, perché devi farlo col cannone. Si vede che è l'ultimo livello, cioè il penultimo in realtà. No, di là è chiuso e non so come... Dove cazzo salgo da qua? Scusate, non vedo un cazzo. Forse di qua? No. No. Di qua abbiamo detto di no, che siamo arrivati praticamente. Giusto? Boh, incomprensibile. Dark Souls proprio. No. Vabbè. Facciamo l'altra. Quante ne manca? Infatti due. Quella là e l'altra. Ah no, ma l'altra è lì. Porco Giuda. Allora di che parliamo? Bisogna capire come arrivarci. Qua è l'unica parte dove effettivamente si può salire però, eh. Cioè c'è proprio la scala. Cioè vedi? Quella parte là, ma porco due. Mamma mia, stavo scivolando, guarda. Vedi, 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 vedi. Come si arriva lì? Cioè, sono stupido o... Non riesco a vedere.
Boh. Non ho idea. Proviamo di qua. Ah, ok, ok, era qui, ma cazzo. Allora post, fatta. Ciao. Bene. Ok. Beh, è simpatico questo, dai. Simpatico. Simpatico, dai. Ci sta. Ci sta, ci sta, ci sta, dai. Simpatico. Simpatico umorista, possiamo dire. Oh! Ok, ne manca una. Dovrebbe essere semplice, basta andare avanti. Donna, che fastidio che abbiamo saltato una però adesso. Mamma mia. Io lo sapevo che andava a finire così in quel cazzo di scivolo. Porca troia. Per una. Ma cos'è che esplode a caso qua? Che mi trema tutto. Oh là, bello. Come facciamo a tornare indietro adesso? Non mi dire che è come penso io. Mi sa di sì. Mi sa di sì. Cazzo, mi sa di sì. Mi sa di sì. Eh sì, eh. Eh sì, eh. Madonna. Perché abbiamo preso il checkpoint. Beh, oddio, non lo so. Proviamo a morire. Sì. Oh. Non ho parole. Non ho parole. Eccoli. Lascialo andare. Pure, bisogna riguardarla pure. Ma poi tutto vuoto, sti colori. Sì, è un sogno lucido, Fede. È un sogno lucido. Sembra... Cioè, la loggia nera. Cos'è? Twin Peaks. Si vede che ci hanno pensato all'ultimo. Palesemente pensato all'ultimo secondo. Prima di uscire, proprio. Guarda, bisogna rifarlo. Ma io non posso crederci. Ah, tra l'altro qua ne abbiamo dimenticate due. Vabbè, dai. È un modo per... Forse ripescare... Eccoci, ecco di nuovo. Vabbè. Ma dove lo dimenticate? Oddio, c'è Crash che è il torcicollo. Guarda che bello. E si bugga, sì, impossibile non buggarsi. Cazzo, ma ne ho dimenticate due? Com'è possibile? Cioè, dove le ho dimenticate? Boh. Ma che succede? Vabbè. Fa veramente ridere quella cosa. No, col doppio salto. Sto provando a fare la roba di Vullup, però mi sa che non si può fare, Cioè, sto pensando a fare la roba di Vullup, però non...
Ok. Oh. Scusami. Qua non c'è nulla, no? Allora. Aspetta, fammi prendere il checkpoint per carità divina. Eccoci qua, un altro baghettino e via. Adesso arriva. È immancabile, eh? Cioè, il riassunto di sto gioco si può descrivere con e si bugga. Questo è il gioco. E si bugga. C'è poco da ridere. C'è poco da ridere. Ok, qua non c'è niente, no? Ma da qua non posso vedere già le gemme? No, perché non renderizza abbastanza lontano. Ovviamente. Che domanda. Forse è un po' troppo, sto chiedendo. Vorrei provare a fare il doppio salto, però ho paura di... Aspetta. No, l'avevamo presa questa, che cazzo, vabbè. Ma porco due, muori male, muori. Ah. Almeno è l'ultima parte. Non so dove le abbia perse. Forse fa parte della parte dopo. Adesso mi sta venendo in mente. Forse è la parte dopo che comprende anche questo. Effettivamente ce ne mancano due non a caso. Ci manca quella... Allora, una che non so dove sia. Cioè, sinceramente. Ci manca quella nascosta col blocco nascosto. C'è una che non so dove sia, potrebbe essere qui, no. Veloce, veloce, veloce. Ok. Dun 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 dun. Ok. Vabbè. Boh, hai fatto la tua cazzata. Dammi il checkpoint. Forse è qui dietro? Perdi qui. Vieni. Fammi vedere. Oddio. Lo sapevo. Mi ricordavo. Mi ricordavo. E allora sì, ci manca quella. Dillo, no? E questa non lo so. Beh, ci fermiamo qua. Cioè, nel senso, prendiamo questa, proviamo a prendere questa e poi basta, veramente. Non ce la faccio più. Poi ci manca l'ultimo livello. Anche là da prendere le gemme, però sono più facili da prendere. E da recuperare l'ultima gemma. Cioè, io, veramente... Cioè, è questo! No, non è questo. Cioè, anche questo qua potrebbe essere un bug, eh? Cioè, non mi fido più di nessuno, io. Forse è questo qui, ma anche prima l'ho fatto questo. Boh, andiamo per esclusione, che te devo dire? No.
Incomprensibile, incomprensibile. O è nel mare, tipo? Ti immagini nel mare? Non lo vediamo? Ti immagini tipo qua nel mare? Che dobbiamo tirare la palla? Secondo me è nel mare. No, no, non lo vedo. No, no. Boh. Non lo so. Sono veramente... Ah, aspetta, è quello? Non l'avevo già fatto quello. Ah no, aspetta, forse no. Forse l'avevo premuto ma non avevo preso la... Sì, palesemente questo, dai. Vabbè, ma che minchiata. Ma perché mi fai fare tutta la strada a vuoto? Ma dai. Sì, palesemente questo. Sì. Avanti e indietro, sì. Apposta, almeno abbiamo preso sta minchia di gemma. Ok. E va bene. Allora, lì c'è l'ultimo livello, dietro quella porta. Però io a sto punto farei così. Oddio. Ok. Provo a fare una cosa prima di staccare. Mamma mia, siamo lunghissimi. No, aspetta, questa è... Questa è l'entrata. Ci posizioniamo. No, è l'uscita. È l'uscita. Scusami, ah, devo buttarmi? No. Ah, non ho capito. Non ho capito. Comunque ci siamo riusciti a tornare qui, ma non ho capito come. Vabbè. Comunque. Adesso. Riproviamo così, estemporaneo. Un bel giretto ci facciamo. Ok. E niente. Mia figlia, nipote. Dobbiamo fare qualcosa. Pensa, Cortex, pensa. Mamma mia. Devo riprovarci, se no non riesco ad andare avanti, veramente. Devo riprovarci. Mi sta sul cazzo che ne ho dimenticato una. Vediamo. Sì, sì. Il bello è che non puoi neanche... Cioè, l'ordine qua non conta, quindi... Non puoi neanche fare affidamento all'ordine delle gemme. Non sai quale arriva prima, quale arriva dopo. Cioè, magari è veramente una... Una scammata quella là, eh. E magari ne abbiamo perso un'altra. Cioè, in un altro posto l'abbiamo persa. Che palle. Oh, finora tutto qui, tutto a posto. No, qui ovviamente non c'è perché se c'era prima. Aspetta, mi pare riesca a intravedere la gemma là in basso. Dacci un'occhiata. Dove? 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 Dove l'intravista? Dietro le TNT? Qui? Ma di che parliamo, Fede? È sempre quello il discorso.
Cioè, è un problema, è un problema, è un problema, Perché... Cioè, vedi, lui ti spinge verso... Lui ti spinge verso il centro. E... zio cane. Lui ti spinge verso il centro. E non riesce ad andare o a destra o a sinistra, perché la conformazione di sta minchia di terreno qua... Cioè, lo vedi che è sbagliato? Lo vedi che è sbagliato? È proprio sbagliato. Ma tanto. Se no dovresti fare tipo così. Vabbè. No, io qua ci perdo tutte le vite. Ma è palesemente lì, dai. Non ci sono altri posti, anche perché... Il livello l'abbiamo fatto tutto e l'abbiamo trovato, cioè l'abbiamo esplorato e non abbiamo visto gemme. L'unica cosa che non abbiamo esplorato è appunto sta parte qua. Vedi, non riesci perché c'è una rampa naturale che ti fa schiantare, ti fa perdere... zio. Pure. Cioè ti fa perdere velocità, capito? Merda. Ah, si può... Ok, si può accelerare? Ho provato ad andare di là. Buono a sapersi che si può accelerare lì. Ok. Niente. Devi avere la botta di culo. Sembra veramente di stare a fare una live per speedrunnarlo. Cioè, io voglio solo prendere la l'ultima gemma. Cazzo. No, devo... No, zio, porco. Sì, ho capito, l'ho capito adesso. L'ho capito adesso. Porco due, porco. Ma sei stata... il cazzo. Se sei stato mi si spegne il PC. Porca troia. Cioè, quello è il discorso. Vediamo se così riusciamo. Dai, meglio di niente. Ritorniamoci subito. Tutto tranne qua, ovviamente. American Day. Cube speedrun, sì. Così. Vabbè, dai, non è un grosso problema arrivare di nuovo lì, eh. Cioè, eccoci, siamo qua. Ricordiamoci che il grosso problema è fare quel cazzo di salto, più che altro. Ok. Vabbè, questa proprio non ha senso. Cioè, non ha preso niente. E non so se accelerare o no, è quello il discorso. Proviamo. No! Vabbè. Oh! Sì. Oh! Oh, cazzo. Sì, cazzo. Sì, cazzo. Mamma mia. Sai qual è la cosa divertente, Fede? E adesso stacchiamo perché non rifaccio di nuovo quella parte. Però bisogna rifare quella parte l'ennesima volta per andare avanti nel gioco. Però lo faremo la prossima volta perché io basta. Oggi ho dato. Oggi adesso mi guardo le clip.
Adesso ci guardiamo le clip. Madonna, fino alla fine, Fede, cazzo, eroe, come me. Fino alla fine qui, a penare. Cazzo ce frega. Abbiamo portato a casa però, dai. Portare a casa sempre. Portare a casa sempre. Se no non si dorme. Non si dorme. Mi rifaccio perché domani non so se ci sono. Ah, minchia, addirittura. Ma vai tranquillo, ti ho detto, per domani. Tanto non penso che Francesco si offenda. Cioè, domani la riguarderai in differita. Tanto è quella del pomeriggio, per cui la puoi guardare quando vuoi. Hola. Boh, salvato. Salve Salvini, salvato. Salviamo pure qua noi. Ah, che dici? Ok. Salvataggio completato, mi sembra di capire. Ok. Pomeriggio riesco ad esserci meno adesso. Ok, ok, ci sta, ci sta. Per lavoro, immagino. Guardiamo le clip. Sono curioso. Vabbè, sti cazzi, Alt F4. Via, ciao. Arrivederci. Allora. Le clip, vediamo. Come posso... Vabbè, vado direttamente nel canale a sto punto. Non c'è una cosa rapida, no? Top live oggi, eh? Abbiamo un po' penato alla fine, però me lo aspettavo. Cioè... Allora, abbiamo fatto le cose per bene, nel senso che faremo il gioco al 100% effettivamente. Però, raga, mamma mia che fatica. Crash to Insanity. Che fatica, veramente. Ah, su Discord? Ah, ok. Sono tutte su Discord? Tutte? Ok. Allora. Eccoci qua. Clip e highlights. Oddio. Eccole. Vabbè, partiamo da questa. Aspetta, come faccio? Aspetta, facciamo così. Ok. Perfetto. Ok. Allora. Aspetta. Top. Ma poi sempre, non è che dici vabbè, è solo un momento di pane, no? Sempre, guarda, di nuovo, sempre, cioè il bug è definitivo proprio, impossibile correggerlo. Impossibile da correggere, cioè questo è rimasto così, incredibile. Poi vediamo. Vabbè, questo, mamma mia, questo qua. Sono proprio fiero di questo qua, sono proprio fiero. Dimensione C14. Bellissimo. Aspetta. Beh, questo è imprescindibile. Scherzi a carte, vabbè, sempre. Ma sembra del gioco, eh?
Sembra veramente nel gioco. Sembra dentro il gioco sta cosa. Boh. Poi vediamo questo. Uno scherzo? Ma chi è? Perché? E quindi mi è venuto in mente perché mi è rimasta in testa fino in questo momento. Fino a questo momento. Porco no! Ma no, non ho bestemmiato. Non ho bestemmiato. Porco due. No. No, ho detto porco due. Uno scherzo poi la clip si chiama. Senti come pompa. Ah, bello, questa è la colonna sonora. Senti come pompa. Ah, aspetta che non si vede. Porco due. Pompa, senti. Guarda. Ah, qua. Ah, ok, perché riprende il bug, vabbè. Va bene. Sì, effettivamente è un po' fastidioso il... cioè, non so cosa sia dovuto questo www. Credo alla... cioè, non alla scrivania, ma al microfono che prende troppi bassi, credo. Infatti, se faccio così, cioè... anche se batto, non è un problema, giusto? Non si sente il www. Secondo me rientra l'audio dalle casse. No, non è quello, non è quello. L'audio è bassissimo dalle casse. Secondo me è proprio il... cioè, senti adesso, senti. Cioè, non dovrebbe sentirsi i bassi prepotenti. Appunto perché questa roba devo fare sistemare a Fra, che lui è tecnico audiofilo. Anche perché ha il gain veramente, veramente alto ed è da sistemare. Ed è proprio da sistemare già da prima, Solo che adesso si nota di più perché... diciamo, comincio a battere, poi scrivo nella tastiera, muovo il microfono e quindi questa cosa può succedere. Spero che non sia troppo, non sia stata troppo una noia, però sì, mi sono reso conto, effettivamente, non era un problema solo di Woollap. La prossima volta indagherò cos'è questo. Lo snack pratico progettato per giocare senza distrazioni. Mind popping. Cos'è? E fin qua. È stata travolta e uccisa lungo la statale 118 tra Agrigento e Raffadali. Quello lì, in fondo, sulla strada, è il mio scooter rosso con la sella sollevata, perché ho appena preso la telecamera, perché una scena così non capita tutti i giorni, perché eccola qui, una mucca è morta investita, perché forse era una mucca pazza, scappata chissà da dove e poi travolta. Perché forse ha attraversato la strada senza prudenza. O perché forse l'automobilista è stato distratto, sbadato, troppo veloce. Oppure spaventato, impaurito dalla vacca marrone scuro, sbucata all'improvviso. Forse la quadrupede è scesa da lì sopra, dalle montagne verdi, dalle colline, da quella casa, attratta chissà da quale richiamo. Forse pascolava l'erba fresca dell'autunno, quando anche per le mucche è tempo di migrare, come la transumanza della poesia Settembre di Gabriele D'Annunzio.
Sul posto è intervenuta l'ANAS. Gli operai hanno spinto la mucca alla meno peggio, dal centro verso il lato della carreggiata. La competenza per rimuovere l'animale non è dell'ANAS, ma è dell'azienda sanitaria locale. E così la mucca riposa qui, sull'asfalto della SS-118, tra Agrigento e Raffadali. C'era una volta una mucca. Guardate qui, questi sono i pezzi del paraurti dell'automobile che ha sbattuto contro la vacca. Chissà cosa l'automobilista avrà raccontato questa mattina al suo assicuratore.